SM, fetish dei piedi, zoofilia e onanismo, solo su, padre Cain la. Buonasera figlioli, iniziamo ad accomodarci in questa serata che ci porterà oltre le stelle. Buonasera, Conky, buonasera, The Shining, buonasera, Binky, buonasera, Rintaro, buonasera, Pallidet, buonasera, Icaros, buonasera, Vale, buonasera, Marta, buonasera, Hilde, buonasera, Palmec, buonasera, Jeffrey, buonasera, Valentina, buonasera. No, Strillabs, non lo salutiamo. Buonasera Ama, buonasera dottor Cuscito, buonasera Rob, buonasera Tony, buonasera Donni, buonasera Lovelay, buonasera Calemma, buonasera Iabo, buonasera Il Sommo, Buonasera, De... ho oh, già salutato Shane, ho già salutato. Che dice Conchi che Dio vi porti a perché a... io vi saluto orgogliosamente di essere uno di voi, anche okay. buonasera Shad, buonasera Streamlabs esistono e qui abbiamo, abbiamo de, delle prove provate, abbiamo delle testimonianze incredibili questa sera. Buonasera cuccoli. È vero, è vero. È vero, abbiamo il dottor Cusciro in qualità di censore questa sera buonasera Zanna Buonasera funghetta Eh, sono i poteri forti che ci boicottano so non lo so vediamo Orientaro. ci sono nella mia selezione ma non so se ci arriviamo buonasera autun, buonasera roberto i celebermi alieni su da merda buonasera andy Eccoci qua, eccoci qua. Buon mercoledì sera, figlioli. Mi scusi, padre, sono stato trattenuto per tre giorni in un mondo alieno parallelo trascendentale. <ride> Tranqu tranquillo, che lemma. Come c'è la chat? Non c'è il, 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 il triangolo della chat. Non c'è il triangolo della chat. Un rettangolo della chat, ma si vede che non funziona. Ah no, eccolo, eccola Ecco la chat, grazie del follo Frasca, benvenuta in parrocchia Sì, si parla di nuovo No, niente, niente Biglino, Biglino ormai è sdoganato Andiamo altro, oggi all'università Ho trovato un libro lasciato su un tavolo Accanto a dei computer pubblici Era un romanzo autobiografico che parlava d'alieni e mischiava Kabbalah, eccetera, vedi la, a, a volte le coincidenze Io non credo, dottor Cuscio Buonasera Xblast, anche lei fa uso di sostanza anzi quanto padre eh, si parla dagli alieni poteri forti e verità nascoste io sto tentando di capire cosa cazzo vuole eh, Control in modalità di x12 che crasha quando attivo la vulcan shared face eh, su wine ok non ho capito nulla. no capito un cavolo vabbè però ho letto come se stessi capendo quello che mi hai scritto spero di riuscire a seguire l'intera live ho mal di denti aia, e la mia psicodinamica è molto psicostatica ti ho pure mandato la foto su te Si l'ho vista adesso mentre startavo, dottor Cuscito. Allora, allora, questa sera ci occuperemo eh, fences. Non face, cosa? In che senso? Quello che ho detto, ah, quello che hai scritto. Ah, ok. Vulcan Shared Face. Non fences. Ah, no, fences. Beh, hai scritto bene allora. Ah, io ho letto face. Fences. Allora, Vulcan Shared Fences. Così, questa è la, è la pronuncia esatta. Oggi ci saranno fotografie di bottoni. Oggi ci occuperemo principalmente di abduction, di rapimenti alieni. E soprattutto andremo a ascoltare alcune testimonianze molto importanti. E soprattutto ci, ci occuperemo di alcune rivelazioni incredibili di un personaggio che abbiamo sempre tenuto lì. Nel fondo del nostro, del nostro cassetto a doppio fondo. Lo sappiamo che il nostro certo di partiere conosce le lingue. Esatto, Abdu abduction. abduction. Buonasera, Sbarbard. Eh, no, l'abduction no. Eh, Buonasera, guys. scusa Guys, scusate, È la pronuncia esatta. Ma perché voce? Perché è l'intonazione anglosassone che mi, mi, mi porta a cambiare anche il tono della voce. E tra queste, tra queste testimonianze ascolteremo anche alcune, appunto, dicevo, rivelazioni di un personaggio che di solito non trattiamo, che di solito di cui non ci siamo mai occupati, ma che sicuramente ci riserverà delle grandi, grandissime sorprese. Buonasera PierDNA, questa sera ci sono dei contattisti stigmatizzati. Di saggio spaziale questa sera, ha studiato a Cambridge, esatto, esatto, funghetta. E quindi non ci resta, non ci resta che spostarci nella nostra schermata tipica del mercoledì sera, eccola qui. Questa schermata che presagisce delle verità nascoste, che noi, come in tutti i mercoledì sera, divulgheremo al pubblico. Un Malanga o Caria? Ma di Caria ci siamo già occupati e quindi, bravo dottor Cuscito. Eh, preparo le maniglie. Lo la, io le ripeto la mia solita ipotesi. Molte cose che racconto mi fanno pensare che quelle che hanno avuto sono allucinazioni ipnagogiche. Notando somiglianze con, uh, con quanto è esperito da me. Attenti alla finanza intergalattica, che so, cavoli, interstellari. Buonasera, Tony, e buonasera, Silvia. Allora, allora, volevo iniziare con un personaggio. Allora, iniziamo con un personaggio particolare. Un, aspetta, però volevo far vedere, se no lo vedo solo io, è, è inutile. Ecco qua, ecco qua. Ho detto i nomi a mio marito che stava giocando a Zomboid e mi fa: no, no, su Malanga mi siedo con te. Un personaggio quantico di questa sera è un certo Franco Candy. Franco Candy, intervista a Franco Candy, l'ufologo, ci racconterà la sua, un, un ufologo, la sua esperienza di abduction, cioè rapimento alieno, avvenuto nel lontano 1984 mentre si stava dirigendo insieme ad alcuni amici nei pressi di medicina. Eh, intervistato, ok. Questo è un personaggio particolare perché non solo è stato rapito dagli alieni ma altre cose che vedremo che vedremo, dopo, che, medevo, che vedremo dopo una scelta da intenditore andiamo ad ascoltare l'intervista a Franco Candy sulla sua esperienza di rapimenti alieni iniziamo con, con un tono drammatico prevedo sonde anali Ah, proprio così, con l'intro. Un rapimento drammatico questo. Bene, cari amici di Ferrara by Night, questa mattina siamo in compagnia di Franco Candy, ufologo eh, che ha avuto una esperienza eh, paranormale. È, è vero, ecco che che mi ricordava, la musica di Silent Hill. De Ollideus, l'unico dio, benvenuto in parrocchia, benvenuto in parrocchia Grazia del Follo Storie drammatiche di abusi del terzo tipo, esatto, esattamente Vuol dire paranormale? Diciamo un'esperienza ufologica. ufologica La prima volta che li ho visto avevo sei anni, sono venuto vicino a un voletto E vi devo dare la notizia che bene o male, chiunque nasce, dopo un po' loro vengono perché in qualche modo eh, analizzano la persona Se la persona... Ah, quindi chiunque, chiunque nasce su, questa, su questo pianeta. Eh, gli occhiali sculi fanno molto bene in black il tema. Comunque ha detto che chiunque nasce, prima o poi viene visitato dagli alieni perché loro devono analizzare le persone di questo pianeta. Comunque, anche, sembra normalissimo che una civiltà aliena avanzatissima eh, sia nota soprattutto per due cose: motori a curvatura e sonde anali. E adatta allora ritornano da quelle persone. Poi invece quando non sono adatte, allora non, non si fanno neanche più. Bene. Ne è, a lei come è andata? A selezionano selezionano dal greco. La mia esperienza è che eh, molti fanno delle tragedie per quello che riguarda che sono stati rapiti, poi dicono di essere tornati indietro con delle cicatrici, dei buchi. Mm -hmm. eh, non è assolutamente così, loro, loro vogliono drammatizzare la cosa semplicemente per essere protagonisti di una storia, perché la storia sia più eh, forse credibile, però mm -hmm. non fanno mai niente di io li ho visti ah quindi ok ragazzi qui siamo in tutt'altra tut tut narrazione eh? non c'è nessuna drammaticità nel rapimento alieno cioè, anzi non succedono proprio queste cose lui l'ha vissuta benissimo stick, quando ero bambino e già quando ero bambino che avevo sei anni erano alti circa un metro eh, erano piccoli naturalmente con grandi occhi neri e... classici grigio classico una specie di dissing tra rapiti esattina negli occhi e questo è quello che succedeva. Mi sono venuti vicino, probabilmente mi hanno prelevato un campione di, di pelle di, e. Eh, da lì hanno analizzato in... e spesso anche quando se ne andavano a un certo punto si forma una fessura nell'aria mm -hmm. una fessura che si allarga e loro spariscono in mezzo a questa fessura poi qui si richiude tutto tipo è un come portale, un... un portale un portale un portale ecco come entrano nelle, co... nelle nostre case gli alieni non c'è il raggio trainante dall'alto ma hanno dei portali alla ricca e morti dei portali quantici dimensionali da cui entrano e escono ok, ha senso eh? quelli della rana pazza, eh, abbonati a loghi e sonerie, si sì, capito esatto, è il tipo, il classico glitch. buonasera Spark eh, sono alti poco più due mele su per giù esatto, come in tutte le regioni ci sono gli scismi, è vero dottor Cuscio, ci sono le varie, le varie interpretazioni del rapimento alieno alieni che hanno portali a forma di vagina da cui escano esatto, ed è per penetrare poi nei nostri ani, una cosa molto particolare ma questi portali hanno le maniglie Esattamente, un portale spazio-temporale che eh, fa in modo che loro riescano ad andare da un punto all'altro nella velocità immediata. Eh, una sera, un sabato, siamo partiti da casa mia, d'argento, da andavamo, andavamo, era un sabato era era sera in Cina e passando di qua abbiamo notato che qui di dietro c'era qualche cosa che lampeggiava, sembravano dei, 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 dei lampeggianti come quelli della polizia all'inizio man mano che ci avvicinavamo ci siamo accorti che spaziale. le luci non erano solo blu come quelle della polizia ma erano multicolori, erano di tantissimi colori so, che quando io ho rallentato si è levato dietro questo arginello, a un certo punto questa cosa si è librata in aria e abbiamo potuto vedere che era una sfera un space maresciallo una sfera non più grande di un metro, un metro e mezzo al massimo con tante luci attorno, sembrava un globo luminoso di quelli tipo da disco perché abbiamo tentato di scappare Scapp Vabbè, giustamente era un sabato sera, quindi ci sta che un globo da discoteca alieno magari stavano lì infrattati per fare i loro quando invece questa, questa cosa ci seguiva noi eravamo in questo posto, la sfera di fianco buonasera gambero ventoso questo bordo della strada, noi sulla parte destra andando verso di là, per cui i in macchina eravamo in quattro Eravamo in quattro e tutti e quattro abbiamo avuto la stessa esperienza, cioè nel senso la prima volta che abbiamo visto un velivolo del genere. Siamo Successivamente an... quindi cosa è successo? C'erano dei testimoni comunque. Con cioè, noi, eh? Qual è stato il momento poi del, del proprio? Ehm, noi siamo andati verso Campotto e quando siamo arrivati sul punto di Campotto, 25 km di qua, questa sfera che ci seguiva a fianco ha Interrotto la sua corsa nel momento che noi abbiamo valicato il ponte quando eravamo in vista dell'arbitro, delle... e cioè, cioè manca anche l'inseguimento alieno: cioè, loro scappavano con la macchina, la sfera li seguiva un po'. Questa sfera si è fermata. Questo stacco, questo è il l'esatto posto dove è successo eh, quello che poi viene chiamato come abdution oppure prelievo abduction abduction. So ehm, quando siamo andati gli alieni non gliel'hanno detto come si chiama quello. Che stava... eh, mi ricorda all'intro di una pallottola spuntata dove c'era il lampeggiante che andava ovunque Sanietto, è vero una sera scaria, alla sfera poche esatto, prelievo dovevano, dovevano fare analisi del sangue è vero eh, ma non mi potete usare Akira Yamaoka come sottofondo per queste stronzate, è peccato sì. Ti via verso le 11.30 dalla casa dei nostri amici. Stavamo andando in direzione a Campotto. A un certo punto è comparsa come da un fumogeno buttato per terra. Una Si è sviluppata una nebbia di colore verde, verde chiaro, verdastro diciamo, ed era... Quasi fosforescente questa Una nebbia che voi avete attraversato con l'auto Noi siamo entrati in questa nebbia E poco dopo la. Non ci resta che piangere Erano nel medioevo con Truiste La macchina, la nostra 500 eh, Si è spento il motore Si sono spenti i fari Uh, eravamo completamente al buio, no? Io ho detto, detto abduction nel mezzo della strada. Poi, a un certo punto, la macchina si è fermata, il motore Qua e la le noi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, e adesso cosa succede? Perché pochi secondi dopo è di nuovo apparsa quel. Allora, adesso siamo arrivati alle nebbie fosforescenti smagnetizzanti che ti fermano l'auto. Buonasera, Ivan, questi vedono le apparizioni degli Lienin, stile serie sci Fi degli anni 60, esatto. In realtà, era una pattuglia della stradale che li ha beccati ubriachi fragili <ride> e li hanno prelevati fino alla caserma per il verbale. Quella, quella sfera, quell'ufo a forma di sfera che silenziosamente ci è passata sopra la capotta, si è fermata circa 4 metri avanti a noi dopodiché da una luce tenue che all'inizio aveva, dopo un paio di secondi è, ci ha investito con un fascio di luce bianco molto intenso questo, questo, questo lampo ci ha investiti che noi eravamo completamente abbagliati da questa cosa mi ricordo che eravamo più o meno in questa posizione quando ci ha investiti Grazie a Spark! Spingi, spingi, spingi! E fu così che invece di partorire mi cagai addosso! Grazie per il parto, Spark! Grazie per il battesimo, per il supporto! Eh, talmente sfatto che ancora ci crede. Ma poi tra l'altro lui ha detto che veniva rapito anche da bambino, quando aveva sei anni, quindi perché scappi da una luce aliena che tu già sai che non ti fanno niente? Con la luce e quando si è spenta eravamo ancora così. E... Non sono passati solo tre secondi, a noi è sembrato. In effetti sono passati dieci minuti che poi con l'andare del tempo. nove mesi, nove mesi, è vero, è vero, nove mesi abbiamo partorito, Spark. Ma perché gli alieni e i fantasmi fanno più o meno le stesse cose? Eh, sostituisci alieni con fantasmi e il racconto funziona uguale, è vero, è vero. Eh, ormai è una luce familiare era stato rapito dai preti siamo riusciti a capire ci hanno spiegato che era praticamente un salto temporale che ci hanno fatto fare ecco, quindi perché? a livello fisico perché perché hanno perché perché ti hanno dovuto fare fa il salto temporale gli alieni stavano giocando che qual è il senso quando avviene l'abduction non, non accade senti niente niente non senti niente io quella volta lì che sono stato prelevato questa forma sono stati eh anche vita, tornati pietro e non ce ne, ne siamo Dopodiché, con. certo. Non se ce ne sono accorti, però hanno passato mezz'ora terrorizzati, inseguiti da una luce aliena. Dopo questo salto temporale, abbiamo, io ho cominciato. Di che senso ha che non ti fanno ricordare solo quando ti hanno prelevato, però ti ricordi l'inseguimento con Lufo a subire eh, questi benefici effetti sul, sul mio corpo? Quello è. È una cosa per la quale sono rimasto almeno contento dopo la. Azzardo un'ipotesi, data la sempre maggiore diffusione di telefonini cellulari, questi fenomeni andranno riducendo. Sì, ma infatti non, non fosse una ripresa. Ormai con i cellulari fai tutto, ci fosse una ripresa in HD di un alieno o di un UFO, niente. Va bene. Comunque è, è stato. Grazie Biggie! Ecco la padre, tutta per lei. Grazie mille, Biggie, per il supporto. Numeretto della riff anche a Big. Buonasera, caccia Ah, ma quindi tutti hanno vissuto la stessa esperienza, ma solo lui se lo ricorda. Ora è tutto più chiaro. È l'unico rapimento eh, che ho avuto del quale non ricordo niente. Ne ho subito un altro, ma di Ah, quel... Ne ha subito un altro, però. Quello ricordo completamente tutto. Quello in giovanità. Mentre... No, no, no. È successo. Ah, allora, sono tre. Noi siamo ancora qui sul luogo dell'abduction. Michele Lezzi e Matteo Robini vi salutano. Anche Franco Kende ufologo. Dove va? Dove è andato Franco Candy Ufologo? Dov'è? Franco! Eh, non c'è, è stato rapito di nuovo Franco. Allora ma, allora, ma allora è un vizio, ma allora è un vizio. Allora, in realtà questo ufologo è molto di più di quello che abbiamo visto ora. Ti mancano due minuti all'avvicinamento del treno di questa sera. Perché non solo è stato rapito dagli alieni, ma è stato rapito da, dagli alieni sulla terra piatta. Che forse la terra è piatta, proprio così, per permettere agli alieni di atterrare più facilmente. Però scusate, ora seriamente, ci sono un'infinità di casi, quasi tutte cazzate ovviamente, ma è possibile che gente normalissima sia rovinata la vita per raccontare queste storie? Tutti mitomani, non ci credo, cioè tutti pazzi, dai, non è possibile, a parte che non sono così tanti, e poi non si sono affatto rovinati la vita. Perché per fare le apparizioni tv e raccontare la loro storia prendono i soldi. E poi non sottovalutiamo i mitomani. Eh, mi hanno appena rapito gli alieni, ho fatto un salto quantico di 30 secondi. Ho paura. Attenzione però, Franco Candy non solo è ufologo, non solo è stato rapito dagli alieni, ma è anche convinto che la Terra è piatta. Devi uscire che è sciuto, Buonasera Elions. Eh? Non si, non si fa manca niente, per questo ho detto non sottovalutiamo i mitomani. Io ne ho tre di colleghi rapiti e lavorano in un reparto di disagiati, cioè proprio il reparto disagio. Alle volte è gente a cui manca una rotella o a cui si è rotto qualcosa nel cervello. Cioè, questo le ha tutte, esatto, esatto. La zanzara, numero uno, Franco. Poi vanno, non capisco perché, poi vanno alla zanzara a raccontare queste cose che, che sanno che vengono blastati continuamente. Eh, se sento un'altra volta abdu Abduction, vado a recidere la mia certificazione C1 col fuoco. A questo punto, comincio a credere alle sue parole, vedi? Cioè che non può essere, non possono essere tutte ste cazzate, no? Qualcosa di vero c'è da sta. Riprende oggi, caro David, la nostra favolosa rubrica sui. come dire, a caso intervistiamo il professor Franco Kendi, ufologo rapito dagli UFO, oh, oh mamma. Ufologo rapito dagli UFO e soprattutto sostenitore della terra piatta. Ci so. Ma come, come li fai convivere gli UFO? E la terra piatta, non capisco. Cioè, l'universo che è composto da, da tantissimi dischi. Oppure gli UFO sono, sono alieni che vengono al di là del muro di ghiaccio che circonda la terra. Sono anche non quelli nada. che sostengono sì. che la terra non è rotonda, certo. ma è piatta. Come quell'imbecille di Pistoria che ha chiamato prima, vedete, Franco Candy. Ah, ah cioè, solo la terra è piatta, gli altri pianeti sono sferici. Ok. Pronto? Franco, chi parla? Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Radio 24 di dove? Scusa? Radio 24, sono Cruciani, buonasera. Ah, buonasera. Io sono curioso di capire perché lei crede che la Terra sia piatta, e questo è curioso. <coughs> Radio 24 di dove? Ma poi che cazzo di domanda è? Perché semplicemente ho cominciato a pensare con la mia testa e guardare con i miei occhi. Mm. Questo è un classico, eh, questo è un classico di qualsiasi tipo di credente e di, e di credenza in qualcosa. Sono dei risvegliati. Ho smesso di guardare quello che la NASA mi propone perché vedo che ogni volta che produce un film è una bugia. perché sì. Non solo nello spazio, ma sono in una piscina e si vedono le bollicine e poi il fatto stesso che... Che cazzo... cosa... Non possono essere eh, lassù a 460 km d'altezza, perché a quell'altezza quell ci sono circa 2000 gradi di temperatura. Mm, certo. Scusi, che c'entra la NASA? Cioè, perché lei dice che le immagini: no. Mister Gamma. Grazie del follo e benvenuto in parrocchia. Non crede alla NASA perché nei film non sono nello spazio, ma sono in una piscina e si vedono le bollicine. Questo ha detto. Sono so film, infatti, nei film Hollywood. Ah, no, forse ha detto, no, forse intendeva che proprio i filmati della NASA sono dei film eh, perché non sono veramente nello spazio, ma uh, sono in una piscina con le bollicine che abbiamo. Ci sono il famoso caldo dello spazio cioè. fornito dalla NASA. Giusto? Dalla NASA, si è un complotto. Dalla NASA. Eh. E dunque loro che interesse hanno a, farci, a, a raccontarci eh. che eh. la Terra è tonda? Possono no, no, no. no. Ah, Gamma, cioè, non avevi messo prima, ma come mai questo non va mai in live? Giusto è che non c'hai il follow e non ti arrivava la notifica, grazie. Gamma, Dimmi, fanno mica. parte di quello che è quel complotto organizzato da tutti i potenti del mondo per farci credere che oltre. Eh, al circolo polare del sud, sì. Antartico, eh, non ci sia nient'altro che un, un polo sud invece è un cerchio che avvolge tutta quanta la terra piatta, eh. al di là di quel cerchio, di là, al di là di quel bordo ci sono altri continenti. Mm. Di là è provato, perché alcune persone... è provato... Ma, ci sono già stati al di là da ah. quel cerchio. Sì. Chi? È... Chi è che c'è stato al di là del cerchio di ghiaccio? Sono sì. nell'altro si chiama Bert sì. e sì. sono stati lì là e hanno visto che là ci sono dei continenti che sono molto, ma molto più sviluppati di noi, praticamente eh, sì, sono sì. quelli che si chiamerebbero eh, extraterrestri. Sì. E eh, vedi, Allora, gli alieni sono quelli che sono al di là del muro di ghiaccio, Jon Snow, lui c'è andà, è vero, effettivamente, Jon Snow. Mio cugino c'è stato, ma perché questa gente non si prende una cazzo di barca e va a vedere. Ma io che studio a fare? Non si sa, sparo una vista a chiunque si avvicini, ma c'è gente che l'ha oltrepassato ed è tornata e l'ha detto a lui. Eh, l'ha visto con i tuoi occhi, visto che credi solo a quelli. No, crede al cugino, esatto. E invece sarebbero eh, sono eh, extra bordo. E, e dunque non ho capito. Eh, se uno dovesse scoprire che ci sono dei continenti più sviluppati dei Salta, nostri, non cioè in pratica è stata tutta la bugia che è stata fatta da 500 anni questa parte perché sono 500 anni esatti mm -hmm. che... ah sono 500 anni è che c'è questa bugia cioè prima lo sapevamo che c'erano altri continenti al di là del bordo ci hanno raccontato la bugia della terra tonda mm. cioè, della terra sferica non eh, chi... veramente. Lo sapevano anche da prima che la terra era sferica. Interessa questa cosa, però, soprattutto americani. agli americani. Non sì, so 500 anni fa a chi detiene dei poteri per quello che riguarda petrolio e altre cose. Energie che, certo. al di là <ride> di 500 anni fa, vivevamo nelle caverne sì, perché hanno fatto gli reset e ci hanno convinti tutti. Ma la NASA non c'era 500 anni fa infatti Ah di questo bordo sono energie che non li usano più già da millenni no, Piccolo allora. dettaglio, 500 anni fa però la NASA ancora non c'era, io concordo su tutto eh. Sono... eh esatto, se, ragionamento circolare, ci cioè, hanno raccontato la bugia se no salta la bugia E non si è capito ancora perché ce l'hanno raccontata questa bugia Lorenzo. Sì, Sono... la, la, la Chiesa e tutto quanto. La Chiesa certo, tutto fino a oggi. Certo, certo. No, 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 ma io figuriamoci: so no, che è proprio la un, cosa che è un voglio... Truman Show è come vivere nel Truman Show, praticamente. C'è cioè, no? cioè, cioè... è... mm, mm, qualcosa di simile? Un qualcosa di simile. Attenzione: abbiamo un conchi sondaggio: la Terra è sferica a pizza romboidale, disbiego o geoide. Secondo me è disbiego. Io voto disbiego, ma lo scopo è. Il 500 è vero, solo che la bugia è data 500 avanti Cristo, il mistificatore era stato. È vero, è vero. Allora, cioè certo. nei film ti raccontano la verità fino a un certo che punto, succede, cioè eh, eh, sì, è come cominciaò Mm. Ti è raccontano così, la ma... verità della realtà di quella di quello che è la nostra certo. terra. Ma lo fanno nei film però, ti stanno dicendo la verità su tutto, però la gente non vede questa verità. Non e soprattutto vede. non riesce a vedere che quando mandano su un pallone sonda con le telecamere, sì. con la lente che non è fisheye come quella degli de sì. de sì. altri ma sì, queste sono proprio le classiche cose: le l'enti fisheye ok. Della NASA fis L'orizzonte è perfettamente dritto, pazzesco, cioè, cioè noi pazzesco. Nel film fanno Spoiler della verità: che tentano di svegliare i più. i più. come si dice? Eh, i più sensibili alla terra cioè, Quando mm. va su un pallone sonda della NASA, sì. che non so perché abbiano bisogno di mandare su dei palloni sonda, visto che dicono di avere tanti satelliti che svolazzano circa 25.000 sopra sì. le nostre teste, però non certo. li ha ancora visti nessuno, se non sì. nei cartoni animati che loro stessi producono. Alla terra <ride> La NASA che produce cartoni animati per farci credere che ci siano satelli in orbita. Buonasera, Master! Satelli che svolazzano. Ehm, sì. Dal punto di vista tecnico Come si fa a vedere che la Terra è piatta? Io ho ecco, visto sempre sì. tutte le immagini eh, La Terra tu, tonda È la NASA che le ha mandate quelle eh, eh, Tutto taroccato amico mio Se uno, eh, se uno, eh, se uno infatti, crede lui. a quello che gli dice la NASA È tutto, eh. tutto, tutto tondo e tutto sferico Ma non è solo Dese, invece, la NASA Se uno fa dei ragionamenti con la propria testa certo, E guarda certo. all'orizzonte E vede che la Terra è tonda Si dice Ci Però invece deve essere una mia. curvatura allora Esatto Okay, io quando ho fatto i miei video ho visto delle cose che invece non erano sotto la curvatura, mm. ma si vedevano perfettamente. Beh, non come so, mai io so, al mare so, ho, so, ho fatto delle curvature di piattaforme. Okay. Che erano... Questo dei film è un altro canovaccio dei terrapiattisti Secondo loro noi massoni, per obbligo di verità, riveliamo come stanno le cose. E ah, fa è colpa vostra. Quindi, siete voi che fate spoiler maledetti. Beh, se non ci fosse un messaggio iniziatico nascosto da qualche parte, eh, allora gli iniziati non sarebbero dei fighi più intelligenti della media indipendenti, è vero, Frasca, giusto? La NASA ha voluto la sirenetta di colore, capiatelo? Secondo me la Terra ha una forma strana che girando fa l'elicottero. Che abbiamo capito di che forma si tratta al largo 25-30 km. E allora? certo. dove... Attenzione: ha vinto la Terra è romboidale. Dovrebbero eh. sparire sotto l'orizzonte di 50-60 mm. metri. Ma no, non è vero! Cioè, non è caladella... io, eh, io le ho eh. fotografate e le eh. ho uh, filmate. Ah, quindi che si inventano i calcoli di come dovrebbe essere la Terra sferica. Vedono che sti calcoli che si sono inventati loro sono sbagliati, e dicono: allora vedi, allora la Terra è piatta. Ah, eh. però scusate, ma lei crede negli UFO? Io ho avuto a che fare con loro. Sì, lei è, stato, è stato rapito, Però no? Gli UFO, Pure. se la terra è non vuol dire che si escludano gli UFO, perché gli UFO ci sono perché arrivano dall'extra bordo. No. Lei è stato uno di quei... Quindi non sono extraterrestri, sono extra bordo. Io dall'Italia vedo la statua della libertà, vedi, con un, grande, con un grande binocolo puoi fare, un monocolo puoi fare. Li rapiti, no, se non sbaglio, uno di quelli ah, ra rapiti. Quanti, rapimenti, tempo, quanti eh. rapimenti alieni ha subito lei? In totale tre. Tre rapimenti. Che cosa è successo? Che io che io ricordo sono tre. Che cosa è, è successo, successo i rapimenti alieni e come sono accaduti? se lei ce lo può dire, potrebbe... mi hanno ah, fatto certo. degli esperimenti. Come erano sti alieni fisicamente assomigliavano allora, fisicamente a. fisicamente io ho visto quelli che sono chiamati grigi grigi, cioè? Eh, quelli che si chiamano, vengono chiamati grigi. Cioè... Come una forchetta che arriva da fuori il cornicione della pizza. Lei terrestre, torni a bordo, cazzo, torni a bordo. Non, non troppo alti, abbastanza piccolini. L'ultima volta che lei ha subito un rapimento alieno, quando è stato? Ecco, sì, questo sì è importante. È stato due anni fa. Due anni sì, fa, fa, due aspetta, anni fa. Aspetta. Che cosa è successo? cioè Lei ha avuto dei, dei... Non lo so assolutamente perché io mh, eh, stavo filmando tutto con la mia webcam, sì? eh, le cose che stavo facendo, a un certo punto sparisco, poi dopo ricompaio. Mm. Quindi c'è il filmato eh, insanguinato in faccia. E oh, delle cose. Ecco, ma che interessano gli alieni a rapire il signor Ken? Io ve lo immagino già il filmato: c'è lui che si inquadra con questa webcam, poi va oltre l'inquadratura. Ci sarà qualche secondo di niente, e poi torna con del ketchup in faccia. Cioè io sono sicuro che se c'è il video di questo rapimento, sono certo che sia così come l'ho raccontato io. Il signor Franco che dice: cioè Che interessa, come altri per... esperimenti. Evidentemente, quando loro prendono qualcuno, è perché hanno un, questo qualcuno ha un DNA. Interessante per loro, ricco. Ecco, di... Franco Candy, il prescelto degli alieni. Oh, un altro conchi sondaggio l'UFO cos'è? Eh... Gli alieni, uno scroccone, il movimento del marmo o psicodinamica romboidale. Eh, no, quel filmato che si trova in rete. Si vede lui che sviene e poi alle sue spalle compare un grigio dietro una porta. Ma, ma c'è il filmato davvero? No, ti prego, aspettate ragazzi, io lo devo, lo devo cercare assolutamente. Scusate, no, vabbè, ma ce l'abbiamo il filmato. Ma non c'è il video, però, del, del, del rapimento. Ho, ho cercato Franco Candy oggi, non l'ho trovato questo video qui, che, di cui parli tu. Se c'è, mandatemelo, se c'è, mandatelo, scorro veloce. Uh, no, ma non c'è, non l'ho trovato. O meno che non sia stato censurato dai poteri forti. Potrebbe essere. Ehm... Uh, ma se gli alieni puzzano e sudano cacca dai pori, come disse la signora l'altra volta, dipende quali alieni. Pronto, siamo Radio TSO, possiamo fare le tue domande? Gli elementi per farci degli esperimenti. Io, ma sicuramente me hanno fatto degli esperimenti, mm. perché io è da allora che non mi sono più ammalato da virus. Io i virus non li prendo più, quindi raffreddori, influenze, tutte. Cioè, quindi lui è diventato anche immune alle malattie! Cioè, vedi, cazzo, cioè, gli alieni, cazzo, quando ti rapiscono, allora ti fanno l'upgrade. Io l'ho visto l'alieno qualcosa di assurdamente vinto, non c'è il video, vedi, non c'è. Forse, forse ho capito Di che video parlando. può essere che l'ho visto. E da quando lei, lei è stato rapito per la prima volta non prende più da malattie 44 in poi. Cioè, malattie di nessun tipo, cioè influenza, raffreddore, zero. Tutte quelle da virus. Solo quelle da virus? Tutte quelle da virus. Lei non pensa... ha mai preso lei psicofarmaci in vita sua, no? No. No, ecco. no eh, però... eh, eh, ma, va? ma va che non è mai preso psicologico. No, ma voglio capire una cosa, le basi aliene, cioè, che obiettivi hanno secondo lei questi UFO? Cioè questi extraterrestri? non lo so che, che obiettivi eh, hanno. Non lo so, ah. si sarà fatto un'idea, lei è considerato anche ma un UFO. Ma anche fatto un'idea. Ah, è vero, vabbè, a parte che non è che è filmato, non c'è filmato. Eh, loro vengono qui. Buonasera, poi Dopo non so, al soldo di chi vengono potrebbero essere i, i nostri governanti, quelli del nostro, chiamiamolo pianeta. A proposito, voglio farvi notare che. Si sì, sì. eh, Sfera è un luogo eh, sferico, pianeta è un luogo piano. Perché la Terra la chiamano sempre cosa pianeta? Dice? Vabbè, ho capito, questo però è una questione sì. eh, Scusi, professore, è una questione semplicemente di linguaggio. Sì, sì. Sì, aspetta, aspetta. Dice, no? qual è. A proposito, voglio farvi notare che. Sì, sì. Eh, si faccia notare. Eh, Sfera è un luogo uh, sferico. Pianeta è un luogo piano. Mm. Perché la Terra la chiamano sempre pianeta? pianeta. Vabbè. Oh. <ride> pianeta. Se si chiama pianeta sarà piano, no? Eh? Ragionate con la vostra testa, no? Non fatevi indottrinare dalla NASA. Quindi gli altri pianeta sono piani. Se si chiama pianeta, se no si, si chiamava Sfereta, che cazzo, ne so. L'ho appena passato il video in privato Ah, me l'hai passato Aspetta, aspetta, aspetta eh, Su Telegram ho sentito Ho sentito vibrare il, il, il telefono Sarà Telegram Dove me l'hai passato, Rick? No, non lo vedo su Telegram Me l'hai passato qui su Twitch Eccolo, 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 eccolo Il governo americano lo ha fermato ma noi di Nemo ah, questo qui c'è il filmato? Allora, aspetta, ah, sì, 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 l'ho visto, eh, però non lo possiamo vedere perché perché dalla Rai e dalla Rai poi mi rompono i coglioni. Eh, linkalo, linkalo linkalo in chat, linkalo in chat. Sì, Sennò poi mi... Vediamocelo in differita, tu te lo vedi senza farlo vedere e noi ce lo vediamo. Perché, eh ma è tutto, è tutto il filmato è tutto il filmato della una trasmissione della Rai eh, se no poi mi rompono le palle quando lo ricarico su Youtube più che altro ho capito questo però è una questione sì, esatto. scusi professore è una questione semplicemente di linguaggio grazie Cap grazie Cap Chaos 22 mesi Cap Chaos grazie per il supporto numeretto della riffa sono molto concentrato sulla super live di oggi non è disagiante è, fottuto, è fottutamente divertente eh, perché chiamano Plutone? Perché ci vive il cane di Pippo? <ride> allora... Come sta dicendo? No, lui dice, aspetta. Non fatemi arrabbiare, ho no. sentito tante cose in silenzio, tranquillo, ho detto che aveva ragione, ma adesso su questa cosa della parola... Però aspetta, no, aspetta, aspetta. Non fatemi arrabbiare. No, scusi professore, però voglio capire una cosa. Eh... Ma perché professore? No, ma la, la, la questione del... No, la professor. questione del... No! Si è attaccato? Adesso scusami, che no, scusa fantasia. adesso... Per il culo qualcuno... Oh. Scusami, allora guarda, hanno richiamato, hanno richiamato. Pronto? No, devo chiederle scusa, sono parento, salve, volevo solo chiedere io, scusa, le passo a però... Cruciani Io vado via, le chiedo scusa e vado via, le, la, la lascio con Cruciani, le chiedo scusa no, guarda, io bene. non ho più voglia di parlarne perché... In realtà possiamo rivedere tranquillamente le cose da, da YouTube, pubblicato su YouTube Se devo essere preso no, 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 ma, no, no, ma no, io no. le chiedo scusa, le lascio Andante, con Cruciani No prendere per il culo qualcun altro Sì, no, no però... ma lei ha ragione, vado via, vado via, chiedo scusa e lascio a Cruciani, Giuseppe vado ma la... no, fac... no, hanno riattaccato e si arrabbia pure Puglia sì, lo ha secondato eh, in un momento è tutta traele ecco. io soprattutto ok sono qui eccoci qua lei pensa che noi viviamo in un mondo eh, in un mondo manipolato? assolutamente manipolato sì. da chi? Cioè? Da, da, da chiunque manovra i media soprattutto televisioni eh. Eh. mondo manipolato da chiunque eh, i giornali i notiziari vari è tutto manipolato e chi sono i burattini diciamo Cioè, israele per esempio che ne so gli israeliani anche anche assolutamente perché se nota tutte le le, le più potenti banche è cioè, tutta roba che arriva da quella zona lì, Rodschild. E gli lei, annunaki lei, che c'entrano gli annunaki? Ah, diciamo gli annunaki. che gli annunaki sono quelli che ci hanno modificato geneticamente. Ma c'è tutto in questa roba qui! Sì. Per eh, poter fare in modo di, che noi potessimo lavorare per loro, loro sono venuti con lo scopo di trovare oro. Mm. E noi... Ma perché è, oltre il bordo non ce l'hanno l'oro? Cazzo. Eh, siamo stati costruiti a loro immagine e somiglianza, loro hanno un'intelligenza sicuramente superiore. No, la cosa che voglio capire da lei perché è anche. Ma che cazzo di senso ha adesso metterci in mezzo anche la, la cazzata dalla siccine degli Anunnaki che hanno creato l'uomo per cercare l'oro? Cioè dall'altra parte del bordo non c'è l'oro, ma come funziona? Ma è la trama di Assassin's <ride> Creed. Ma se ne devono fare del nostro oro se su Nettuno piovono dei cazzo di diamanti? Eh, no, perché loro non è che vanno, non sono alieni di altri pianeti, è gente dell'extra bordo, capito? E questa cosa sui vaccini, lei è profondamente convinto che siamo, ehm, siamo in presenza di un grande complotto anche sui vaccini ah. o no? Quasi eh C'è lo cioè sterminio, sterminio in atto. Cioè? ah, sterminio, certo. Cioè, le scie chimiche ci avvelenano. Sì, poi... Ma non si fa proprio manca niente, questo, anche le scie chimiche ovviamente. Mettono dei metalli pesanti nel cibo che mangiamo, sì. soprattutto lo mettono anche nei eh, medicinali che prendiamo, perché certo. eh, ad esempio ci sono molti, anzi, moltissimi, chemioterapici. Sì. E come conservanti hanno il mercurio che è altamente cancerogeno. Mm. Lei non crede nella chemioterapia? No, assolutamente. Eh, cioè, le... so... cioè crede alle peggio gassate questo mondo, ma non alla chemioterapia. Okay. So che esistono delle diete particolari sì. per evitare il cancro. Sì. e sicuramente eh, ci sono anche dei medicinali particolari che non sono quelli delle multinazionali che sono questo è l'album completo delle figurine dei complotti che ci nel tuo, no? cioè praticamente lei sta dicendo tra scie chimiche, ehm, chemioterapia eh, no. e vaccini e anche il cibo. E anche il cibo, siamo dominati dalle multinazionali. Siamo, siamo, ne... Ma saranno quelli dell'extra bordo che vogliono ucciderci, sterminarci per conquistare anche il, il centro di, di, di. che poi se la terra è piatta, io immagino che noi siamo al centro di questo bordo. Oppure, vabbè, magari siamo un disco. In questo piano sterminato di continenti oltre il bordo, da una parte. Che cazzo, vogliono, vogliono conquistare anche il nostro angolino? Che... Qual è il senso? Siamo, ancora ah, con sì, questo, scusa. siamo avvelenati da loro. Siamo cioè... ancora con questo? Eh, David, siamo, ancora... Stare zitto, però. siamo ancora con col professore. Vabbè, ma sì, ma non ho capito, no, sta dicendo Fagli esprimere la capire. sua opinione su queste la cose. La sua opinione? Ma sono stato buono per 20 minuti Il centro è sempre la parte più buona, è vero, dove, dove si indirizza tutta la mozzarella, il sughetto. Ma un filo logico tra tutto sto complotto qual è? Dove sta il capo e la coda? Eh, ma no, basta esatto. O basta mettere cazzate random. Basta mettere cazzate random. Stiamo cercando loro, non loro. <ride> e niente, credevo a tutto questo. Se vola una cazzata in, in collina ci organizza una gita per andarsela a prendere. Allora, eh, ma che è la premessa di Attack of Titan, è vero, oltre il bordo ci sono i giganti Pensavo che un alieno si fosse seduto accanto a me e poi mi sono reso conto che ho scorreggiato I famosi alieni su da merda dell'altra volta Quattro Buonasera avanti, Larry, è eh, un po' Larry, un po', i, i un po' parecchio e... Adesso è tornato Larry, ti sei perso un ufologo rapito dagli alieni. Ma rapito dagli alieni sulla terra piatta perché non sono extraterrestri ma extra bordo, cioè sono civiltà avanzatissime che vivono oltre il bordo della terra piatta. Quindi puoi e capire il livello. Gesù Cristo. Eh, crede a cose assurde, non si fa mancare nulla, poi non crede ai vaccini, capito? Ho capito tutto, gli alieni stanno a Valinor e noi siamo nella Terra di Mezzo. Questo è il Signore degli Anelli. Allora, allora, ma non è, ma non è, non è tutto, Gregoriana, ovviamente, perché... per eh, questa sera. Perché abbiamo un... Uh... <ride> C'è anche, anche una parte molto interessante con un personaggio già conosciuto. Però noi abbiamo... Un personaggio che non abbiamo mai trattato, uh, che non abbiamo mai ascoltato e secondo me anche lui ha molto da dire sull'argomento UFO, cioè Malanga Corrado Malanga. Gli UFO, gli alieni, UFO alieni vogliono la nostra anima. Rapimenti, abduction, ipnosi, coscienza, questo è il titolo. Alieni Novax sulla terra piatta, erorata da scie chimiche che spacciano chemio, tagliate male. <ride> è una bellissima trama per un film. Quello sguardo ispira metodo scientifico. Eh, questo è Corrado Malanga, anche lui, un, un esperto ufologo. Eh, Malanga è stato anche al canale YouTube 100 giorni da Leone. Non conosco. Qui invece lo abbiamo in un'intervista in dal canale di Red Ronnie. Eh, ex docente di chimica all'Università di Pisa, Corrado Malanga. Non abbiamo mai ascoltato la sua versione. Eh, ne, ne abbiamo conosciuto ormai diverse di versioni sugli alieni. La sua ancora ci manca. Forse però dovrebbe essere eh, vicina a quella di Caria. Non ricordo. Malanga è stato argomento, a... argomento di primo appuntamento con mio marito. E non dico altro. Malanga l'ho sentito nominare più volte. Ma ha mai sentito qualcosa di suo. E eh, questo faceva ipnosi e interrogava gli alieni. Asso di bastoni oggi Io vado all'università di Pisa Vedi Davide se ci andavi un po' di tempo fa eh, Fai il test per vedere se sei abdotto Davvero c'è il test per vedere se è? Cioè, Non è una battuta Lo cerchiamo subito eh. Un paio di settimane fa Red Ronnie era in live con Don Nutella. La creme della creme Cioè da Red Ronnie mi sta a rubare mestiere ragazzi un paio di... che l'avevo letto, voi non l'avete mai incrociato, io sì perché abito a Pisa, inquietante. Eh... Mi sono perso qualcuno di incredibile. Ascoltiamo. Eh... Test di autovalutazione per capire se sei, a... se sei a... No, aspetta, ma che davvero? Lo cerchiamo subito, ragazzi, ma che stiamo scherzando. Eh. No, questo è il video di prima Non lo trovo, ma mandatemelo Ci stanno i test per fare esercizi, raga eh, Poi, vabbè, eh, c'è il nostro fantastico eh, caccialanza C'è un mio video Non lo trovo, non lo trovo Me lo, me lo dovete mandare così lo facciamo in diretta Nel frattempo, eh, ormai quel test è roba superata eh, Ora fa una cosa con delle sfere colorate Malanga Tab, ah la Malanga Tab, allora aspetta, aspetta. Eh, forse è questo qua, però non è de... Non è sul canale di Malanga. Riggi della coscienza... La tab. Allora, l'ho trovato su un video che non è di Malanga. Vediamo. Una serie di domande per capire se siamo stati rapiti dagli alieni. Dai, mi, mi, mi cambi il titolo della live. Metti quelli che test per capire se sei stato rapito dagli alieni. Da cosa della moderazione lo puoi fare, eh? Se apri il menu della moderazione. Eh... Ah, ce n'è anche un altro, ce n'è anche un altro. È la versione pro de, de, del Tad. Questo è quello vecchio, questo è quello vecchio. Ha ragione Master, è roba vecchia. Cerca quello che... Vabbè, facciamone uno per volta. Oddio, ho paura di scoprire cose strane. Test per capire se siete stati dell'extra bordo. Se acquisti una nuova Polizza auto o moto, direttamente su genertel.it per... Per i prossimi tre mesi ho approfittato dello sconto di settembre. Bravo! Perché sono un morto di fame per tradizione. E chi sono io per interrompere una tradizione così antica? Bravo Spark che sfrutta il settembre. Vi ricordo che gli, i battesimi questo mese eh, sono scontati. Vediamo un po' se esce l'info. Eccolo qua, è uscita anche l'info. È una simulazione mentale, ragazzi. Ci sta un mondo qui. Sono un ex malangofilo, lo sapete. Allora, funghetta, che ci hai mandato? Quell'altro? So ah, ok, abbiamo anche quell'altro. Ok, intanto facciamo questo. Intanto facciamo questo. 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, la gestione è stata rapita. Gli anni? Si, complimenti. Sei stato rapito, se rapito, sì, se rapito dagli alieni. Allora, facciamo prima quello vecchio. Buongiorno. Sono il tuo algoritmo. So esattamente cosa desideri. No, non lo sai. Ah, grazie, Galemma. Vediamo, vediamo se lo da fanno dal pendentino. Vieni a scoprirla in concessionaria. Hola. Hola. Eh. <ride> <ride> Chi parla? Non <ride> parla nessuno. <voleva> Simpatia, <ride> portaci sì, via. Non è... Eh... Sì, è, è un test vieni adesso ma ancora no effettivamente dura 21 anno. minuti sto video vediamo un po' se il, magari il pdf che ci ha mandato Calemma è più funzionale allo scopo eccolo qua fatemelo aprire oh allora dai lo facciamo così lo facciamo, lo facciamo dal pdf che magari è più rapido ha mai perso sangue dal naso da una sola narice? Però il Tia De Color testo lo devi proprio fare, non puoi farlo in live. In che senso? Comunque non riesco a capire la domanda. Vabbè, non fa niente. Eh, allora, la prima domanda è... Hai perso sangue dal naso da una sola narice? Sì. Se sì, indica quale delle due. Vabbè, ma poi c'è nel senso... Ma poi la. la... Ah, ma glielo devi mandare il testo, non è che lo puoi scoprire da solo. Vabbè. Ha mai avuto disturbi all'udito da un solo orecchio sotto forma di suoni strani? Ovviamente, se sì, indica da quale dei due. E se sì, è molto probabile che tu sia stato rapino, rapito dagli alieni. E diciamo che se rispondi sì, vuol dire. Eh, hai delle cicatrici sul corpo che non ricordi come te le sei procurate? Cose specifiche eh, che so tipiche soltanto dei rapimenti alieni. Eh. Hai mai avuto crisi depressive? Hai mai sognato una persona uguale a te, una tua copia? Ti sei mai sentito come se provenisti fisicamente da un altro pianeta e lo hai mai sognato? Hai mai trovato oggetti stranamente fuori posto, sia sul tuo corpo, anelli, collane, piercing, eccetera, che nell'ambiente dove vivi? Perché te lo dico io? Perché? Perché probabilmente quando ti rapiscono gli alieni ti tolgono gli anelli, gli orecchini, poi quando ti rimettono non sanno se magari non si ricordano se c'avevi l'anello al medio o all'anulare. Quindi magari poi ti risvegli e c'è un anello nel posto sbagliato, perché sono disattenti gli alieni. Ma che testa è? Uh, oggetti strani reperti in orifizi? Hai mai sognato qualcuno, che qualcuno introducesse qualcosa nella tua cavità nasale? In un orecchio, in un occhio o nei tuoi genitali? Quindi le fanno queste cose. Eh. La mia versione di testa è più corta, decisamente più precisa. Hai mai visto o sognato di essere un essere non uguale a noi? Se sì, vabbè, quanta rana ha valto, descrivono. Ti sei mai svegliato con la pelle colorata di giallo? Hanno ah, una secrezione seminale come i Simpson. Hai mai avuto l'impressione di non riconoscere qualche tuo conoscente o di, di non riconoscere te stesso, di sentirsi fisicamente differente, con conseguente brevissima crisi di identità? Questa è una cosa psichiatrica, non c'entra niente con, con il rapimento degli alieni. Hai mai sognato di avere un figlio tuo che non era di questo mondo? Hai mai sognato di essere portato in un luogo tecnologico? Pratichi meditazione, tecniche di rilassamento di guarigione o arti marziali? Che cazzo? Hai mai ragione, hai indovinato. Infatti in alcune ipnosi regressive gli addotti raccontano che i grigi li rivestono a caso con vestiti al rovescio o le mutande sopra o con i piercing messi in tasca. Eh, questo è il sintomo dissociativo, infatti. Hai mai visto, o sognato esseri con gli occhi aventi le pupille verticale come i gatti? Hai mai sognato di stare o di essere portato in un luogo sotterraneo? Hai mai sognato dei sauri che camminano in posizione retta e qualche creatura simile? Hai mai visto o sognato di essere un essere luminoso, piccolo e simile a un bambino fatto di luce? È il signor Bars. Se sei femmina, perché faranno anche discriminazione, hai mai creduto di essere erroneamente incinta per un certo periodo della tua vita? Magari eri veramente incinta, ma degli alieni. Hai mai sognato di avere rapporti sessuali con un'altra creatura? Se sei maschio, ah, se cioè, se maschio e femmina abbiamo delle de, 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 de domande diverse. Se sei maschio, ti domandano: potevi interagire con lei, potevi muoverti, potevi muovere gli occhi. Quanto era alta la creatura? Quante dita aveva nelle mani? Il cazzo te lo prendeva con una mano a 5 dita o a 8 di dita, che, che diceva dipende dalla dimensione invitarle. del pene. Eh, Quanto era alta, eh? com'era in volto, com'erano i capelli? Hai avuto un'erezione, ti hanno tolto del sangue. Se sei femmina. Quanto era alto? T'ha fatto le coccole dopo. <ride> No, la domanda era: lo distinguevi dal resto dell'ambiente? Ha agito contro la tua volontà? Beh, invece, all'uomo sta domanda: ne la puoi fare. L'uomo basta che vede un paio di tette. Pure se sono verdi, va bene, uguale. Eh, quanti esseri erano presenti? Perché con le donne fanno, fanno le gangbang. Gli alieni: il volto si distingueva, ti hanno tolto il sangue? Era una situazione ricca di stress? Era una, no, stavo a scopare un alieno, stavo tranquillissima. Era una situazione normale, era una situazione piacevole. Hai mai sognato di subire o di fare operazioni chirurgiche? Aspetta, ma vale, cazzo vuol dire? Allora gli alieni eh, scopano solo le donne? Allora chi, chi mi ha inculato l'altro? Guarda che c'è un mondo, racconti sulle piramidi, ma belli veramente eh. Sembra il quiz per l'Avis, <ride> l'universo di idiocrasi Eccoli, i gatti oltre che omosessualizzare i bambini rapiscono la gente era, che carcavi scritto: L'uomo vuole trombare sempre, ricordiamoci che la violenza sessuale nei confronti degli onori non esiste, è vero. Gli alieni, infatti. Poi, ragazzi, le abduction più belle sono fatte dagli alieni incorporei, tipo i lux. Eh, qui partono mille collegamenti a Lucifero. In pratica, eh, non tutti gli alieni vengono da un universo fisico, quindi non ti rapiscono il corpo, ma l'anima. Hai mai sognato di fare sesso con un'altra creatura? Beh, non credo sia molto appagante sognare di fare sesso tra se e sé. Ma che domanda è? Hai mai sognato di subire o di fare operazioni di luce? Hai mai sognato di stare o di essere portato in uno strano ospedale? Ti sei mai svegliato senza parte del pigiama? <ride> o con una parte messa al contrario? Hai il sangue con il fattore RH negativo oppure ce l'ha qualche tuo parente? Hai mai avuto fenomeni di paralisi mentre sei a letto caratterizzati dalla possibilità di muovere solo i bulbi oculari? È esattamente così che funziona la paralisi del sonno! Hai facoltà di piegare la lingua verso l'interno? della cavità orale senza aiutarti con il palato che cazzo che cazzo di sì come funziona? Crenta di sì vabbè eh, ma Che cazzo c'entra con gli alieni? Sta cosa Hai mai percepito odori e rumori particolari senza poter individuare l'apparente calma? Io ci riesco benissimo. Faccio sempre. Eh. E <ride> Mosè, esatto. Eh, ecco, sta cosa della paralisi del sonno la prendo quasi come una conferma che questi sono gente che ha creduto alle allucinazioni. E esatto, è vero. Questa live sta diventando meravigliosa. Ha ah, mai avuto la sensazione di aver perso la cognizione del tempo, un missing time, anche solo per qualche secondo? La cosa normale. Qualcuno dei tuoi parenti ha mai raccontato di aver visto o sognato strane creature durante la sua vita? Qualcuno della tua famiglia è affetto da polidattilia, la presenza di più di cinque dita nelle mani o di piedi? Qualcuno della tua famiglia ha affetto da pterigio, la crescita di una sottopalpebra nell'occhio? Qualcuno della tua famiglia è affetto da crescita di membrane infradito, cioè i piedi palmati? Hai su una delle tue tibie o in prossimità del ginocchio della caviglia una cicatrice che potrebbe sembrare una specie di bruciature di sigaretta? Aspetta il controllo. Cioè, delle bolle di zanzara, non so se valgono. Eh, la mia ex Rexuosa aveva tre capezzoli. Come fai a sapere che la tua ex e suocera aveva tre capezzoli? E forse è proprio per questo, per il motivo che lo sai, che è diventata la tua ex e suocera. Eh, perché tu sai che la tua ex... esatto, sbarbo, ho fatto la stessa cosa. E per questo è diventata la sua ex e suocera. Eh, un po' è una delle tibie. Okay. Qualcuno della tua famiglia possiede la cauda? Un'escrescenza in zona lombare come una piccola coda? Uh, ti sei mai. Okay, no, queste sono cose genetiche. Che cazzo. Ti sei mai svegliato con la sensazione di essere coperto da una strana gelatina appiccicosa? A ah, me è mai successo quando dormiamo insieme. <ride> eh, non lo Sono gli alieni che ti hanno rapito. Io non è che mi guardi male. Che c'entro? Era per sapere se eri stata abdotta. Eh. <ride> no, no, video, no. Mi piace. una cosa molto seria. Allora, eh, dove eravamo rimasti? Siamo sicuri che non sia un entiere. Si sta ribaltando <ride> la situazione. E gli anni fanno i buccane. Ti sei mai svegliato distrutto dalla stanchezza? Ma che cazzo vai? Ma che domanda è? Hai mai avuto difficoltà nel deglutire? Hai mai ah, sognato dei non militari. Ha non ha senso I testi il testo del entrare in paradiso. Hai dietro uno dei palliglioni auricolari, in corrispondenza dell'attaccatura con la parete del cranio, un piccolo oggetto sotto pelle, riconoscibile al tatto come una piccola pallina, o è un tumore o è una pallina di grasso. Sentiamo, vediamo un po' se ce l'ho l'attaccatura. Pare di no, eh, pare di no. Pare di no, pare di no. Ho capito che bevo troppo. Hai mai sognato. O, o, hai mai visto o sognato figure angeliche o diaboliche, soprattutto da piccolo? Hai mai avuto improvvise crisi di panico durante una visita da medica o un esame clinico? Dal dentista o dal dottore? Ha mai pensato che i tuoi genitori non fossero i tuoi veri genitori? Cioè questa è la scena di Terminator che chiamano a casa. Non è tua madre, attacca. Il 90% del, del test, sogni. Io ci l'ho sul cono sta maledetta pallina di grasso Vedi il microchip Oh si sì, oddio Attenzione funghetta è stata abdotta eh, il uh, Ho letto Hai mai sognato di un essere caratterizzato Dalla presenza di qualcosa al centro della fronte Come un occhio è Hai mai avuto tanta di quella sete Senza apparente ragione da bere moltissima acqua Di giorno e di notte Si chiama diabete Non è il rapimento alieno ha mai avuto tanta di... cosa avevo letto? Uh, ha mai avuto esperienze di obbe, eh, ovvero esperienze fuori dal corpo? Ha mai avuto ricordi o sogni di ricordi attribuibili da te a vite passate? Ha mai sognato di essere inserito, di aver percepito altri dentro un contenitore? <ride> ha mai sognato di essere... <ride> sotto un, in un vasetto insieme a delle pesche? Eh, hai mai scritto o parlato una lingua te teoricamente sconosciuta in sogno nella realtà quella era ovviamente la lingua dello spirito santo hai mai lavorato nella vita ti, sei, ti alzi stanco la mattina hai foruncoli addio Tenzing ti piacciono le riviste meccaniche hai mai pensato di essere un sottaceto uh -huh. non ha senso Uh, Hai mai scritto che okay. Hai mai scritto in modo speculare da destra verso sinistra come faceva Leonardo? Sei destrimane o mancino o ambidestro? Hai mai sognato di essere fisicamente differente da quello che sei, sia nel fisico che nell'umore? Uh, Hai mai avuto la sensazione di attraversare le pareti, il pavimento, il soffitto della tua camera da letto? Hai mai visto? Ho sognato un UFO? Uh, Hai mai creduto di vedere o sognare gli insetti molto grandi? Hai mai sognato scene di guerra dove tu combatti come in un videogioco? <ride> hai mai fatto uso di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci? Se la risposta è sì, sappi che tutte le risposte sì, che hai dato alle altre domande derivano da questa. Hai mai... Sei mai stato protagonista di fenomeni che potrebbero essere da te definiti paranormali? Quando incroci le mani, il pollice di quale mano prevale sull'altro. Il destro. Eh beh, di solito in automatico a me viene da fare così. Non, non faccio mai così, non è... non eh, no. è, è questo. Questo test è paranormale. A me viene nel sinistro. A me è avuto la è sensazione terribile. che il tuo corpo fosse pervaso da un'intensa vibrazione. Hai attitudini artistiche e creativi, suoni, componi musica, scrivi così o racconti, disegni, dipingi, canti, balli, reciti o altro. È finito. Purtroppo non avremo mai le risposte di questo test, però... Immagino che se più sono i sì, più è facile eh, che siete stati rapiti dagli alieni. Ma proprio per questo dovremmo andare a sentire che cosa ci dice Malanga su questi alieni, visto che il test è suo. All'ultima domanda, sì a tutto. Esatto, per me il pollice sinistro in alto. Buonasera, D'uso! Ce l'ho fatta, quanto tempo sono stato impicciato? Bella D'uso, bentornato tra noi. Padre, ho riscattato il libro, facci la tua domanda, Cacia. Nel frattempo, io con gentilezza e cortesia chiedo a Vale se mi va a prendere dell'acqua. Mai... Sei mai andata a prendere l'acqua al tuo compagno mentre hey, era in yeah! live? Se la risposta è sì, probabilmente sei stata abdotta dagli alieni. Grazie. Allora, fatemi raccogliere, eh, fatemi raccogliere la Bibbia. Dove sta? era per terra, dove qualunque Bibbia dovrebbe stare. Qual è la domanda Acacia? È, sono mai stato rapito dagli alieni? Allora Acacia chiede alla Bibbia, libro delle risposte, se è mai stato rapito dagli alieni. E la risposta dello Spirito Santo è attraversarono il territorio di tutte le tribù di Israele fino ad Abel Beth Maka dove tutti quelli della famiglia di Bikri erano stati convocati ed erano entrati al seguito di Seba. Quindi sei stato rapito? Sì, ma da tutta la famiglia degli alieni che si sono introdotti dentro di te e in casa tua per uh, installarti molte moltissime sonde a casa. Questo è quello che dice la Bibbia. È un palese sì, direi, è vero, è vero. Wow che culo! Allora, allora andiamo a vedere uh, Malanga, che cosa ci dice sugli alieni? È un'altra narrazione questa. Malanga, Corrado, questa può essere per me l'intervista più facile o più difficile? Più facile perché io ti lascio parlare e tu per tre ore vai avanti tranquillamente. Intervista, allora, è Un monologo. Perché, Grazie. Perché per me... Tu sei un po' come Carmelo Bene. Io andai a vedere lo spettacolo di Carmelo Bene e dopo andai a cena con lui, no? E io gli dissi, vedi Carmelo, io del tuo spettacolo Vabbè, che dice... ho capito malattia, le frequenze. Come mai crede aiuto da noi, nel nostro laboratorio? Okay. C'è un, un laboratorio. Si fermò, mi guardò negli occhi e mi chiese, ma dottore... Lei che è così bravo, così eh, intelligente, così in grado di pubblicare lavori scientifici eh, di, di grande levatura. No, Ma come mai adesso. crede agli alieni? Right come mai crede agli alieni? Cacchio! Che sono una stupidaggine, tra parentesi, diceva lui. E io. Eh, Ragazzi, dissi, non beh, facciamo body shaming a malato C'è cioè qualcosa che va, o sono cioè, matto ci sono altre cose sono da, da prendere dopo. per il culo. cioè di Sostanzialmente, eh, se effettivamente te pensi che io sia una persona coerente, cosciente e consapevole, forse hai dei problemi tu a pensare che il problema degli alieni sia un problema inesistente. In realtà, è un problema, io ho cominciato a interessarmi di eh. questo pro problema da quando avevo 15 anni. Perché ho fatto un errore, forse un errore voluto. Ho, ho letto la Bibbia, e una bellissima Bibbia che mio babbo aveva comprato a fascicoli, avevamo relegato, re, eh, rilegato in cinque volumi, tutta colorata. E io, non sapendo che fare, nei momenti di tempo eh, guardavo questa cosa e la leggevo. E mi è sembrato il più bel libro di fantascienza che io avessi mai letto. Da lì ho cominciato a fare. Ah, ma quindi Malanga è un altro de Alieni nella Bibbia. In effetti era meglio era meglio torchere. Malanga uno di noi, Malanga è un altro della, della paleostronautica. Io non lo sapevo che fosse eh, che si riferisse alla paleostronautica, eh, l'ufo del Malanga. Farmi delle domande. Era il periodo in cui c'era eh, in Italia Peter Colosimo che aveva vinto eh, un Premio Bancarella con i suoi libri che parlavano degli alieni che avevano visitato questo pianeta. E allora io mi sono detto: Ma. Se ci sono gli alieni, perché non li cerchiamo? Perché non chiediamo a loro di certo? Perché, perché in realtà non ci sono programmi spaziali. Buonasera, Valeria. E, eh, proprio a, a cercare forme di vita, a cercare segnali di eventuali alieni o vita su altri pianeti, no? Ci cioè, ha dovuto pensare a Malanga? Ma... Ma perché ne cercamo? Nessuno fino a quel giorno aveva mai pensato di cercare forme di vita extraterrestre. Dio esiste. Eh? Oh, e loro lo sapranno. Sono più bravi, più belli, più ganzi. C Hanno la melanina. Ah, cioè, lui vuole cercare alieni per chiedergli se Dio esiste. Ma è bellissima questa cosa, certo. Perché la risposta è così semplice, non ci sono mica mille mila problemi. In primis, quale mezzo usare, certo, non gli si eh, può nascondere invece niente. Invece di fare per... tutte delle ricerche che noi dovremmo rifare per chissà quanti migliaia di anni, chiediamoli a loro le cose che già lo sanno. E così banalmente mi iscrissi al Centro Ufologico Nazionale, che era l'unico eh, gruppo di persone. Ah, vedi, sì, all'inizio Biglino ha fatto conferenze con lui, poi si sono, sono scissi. Perché eh, qualcosa è successo? Qual è la deriva malanghiana rispetto alla deriva biglignana? Persone che allora, con una certa notorietà, eh, si interessavano di questo fenomeno e cominciai a collaborare con loro. Eh, non mi sarei mai aspettato che negli anni che venivano, io avrei dovuto rivedere tutta quella che era la mia visione del mondo alieno. Sì, gli alieni... Sì, esatto, Invece andare, eh, lui è andato al centro ufologico, e beh, mi sembrava il posto più, più adatto per cercare gli alieni, se non l'hanno trovato loro ti pare, lusci, no, no, diavide, mi dissocio. Gli alieni esistevano, venivano su questo pianeta, non ci avrebbero mai aiutato perché si facevano i cavoli loro, sostanzialmente, e che noi, sostanzialmente, per loro eravamo come una grande stalla in cui tutti noi eravamo delle mucche da mungere. Questo era il risultato finale delle mie ricerche. Nel frattempo eh, io studiavo chimica e quindi... Ma eh, ah, questa è la teoria che c'era prima, no? Del, del pianeta Terra come di, di una grande fattoria per alieni. Eh, alieno infame perché sono sempre le stesse cagate. Guarda. No, adesso, adesso è cambiata la teoria, non è più quella. Ma no. le mie ricerche con quelle che era il mio background. Quindi quando mi invitarono al secondo congresso nazionale di ufologia ah, sì. a Cesano Maderno, nazionale e internazionale. Almeno ci mungevano, sai che goduria, cosa non darei per essere munto da un alieno. Eh, in Italia ne abbiamo due di istituti ufologici nazionali e sono due centri che seguono un rigoroso metodo scientifico. Scusate, ho qui un alieno che ha voluto scrivere la verità su Dio, ah ok, purtroppo no, tutto chiaro, eh, ci manca il traduttore. Eh. Io portai una, una ricerca scientifica, mentre gli altri parlavano di UFO che vedevano durante la notte, io ne ho visti tre, io ne ho visti quattro, io ne ho visti cinque, erano fatti così, così e colà, io portai una ricerca sulla trasformata di Fourier applicata alla spettroscopia infrarossa e alla risonanza magnetica nucleare nella determinazione di tracce al suolo di oggetti volanti non identificati. La gente svenne. Perché in Noi Italia non eravamo abituati a parlare di UFO da un punto di vista scientifico, sì, da un punto di vista storico. E eh, nel 1950 ne abbiamo. Ma ah, lui parla di UFO dal punto di vista scientifico. Il 25: mercato, nel 1951 se ne sono passati 23, ma chi se ne frega, dicevo io. Si chiama patologia quando più individui hanno lo stesso sintomo. Vogliamo guardare dentro l'uovo di Pasqua? Guardiamo la sorpresa, guardiamo cosa c'è. Beh, una risonanza magnetica, un bozzo per terra, c'è okay. dentro pubblicità. E allora c'era l'idea che il fenomeno ufologico fosse un fenomeno solamente estetico. C'erano queste cose strane che probabilmente erano delle macchine... Poi la sorpresa è un portachiavi. Al di là della dubbia applicazioni e teoria comunque era un testo interessante, ma nessuno osava dire che dentro Siccome queste macchine si muovevano in modo intelligente, c'era qualcuno che le potesse pilotare. Ah. Perché quella era ah. veramente qualcosa di allucinante. Dire che c'è qualcuno che viene su questo pianeta e che abita da un altro. Ah, cioè, quindi nel centro ufologico parlavano de Ufo, ma non, no, non so pilotare. D'altra che... parte, nel cosmo, mette in gioco. Tutta la politica internazionale, immediatamente, mette in gioco tutto quello che noi crediamo di sapere. Che poi, che poi Sanietto, cioè, per logica, cioè, è la cosa meno dispendiosa è l'ufo-drone che mandano da un altro pianeta, non l'omino che lo pilota. Nell'ambito della religione mette in gioco la sicurezza nazionale. Quando uno è di fronte a una tecnologia e una potenza così forte i militari come possono dire siamo in grado di difenderti quando questa cosa non è più possibile nel frattempo studiavo e, 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 e mi sono laureato e con una... eh, alla fine lui scopre che gli alieni ci sfruttano ma siamo noi stessi e per raccorgere devi prendere coscienza con i suoi medi gli alieni siamo noi stessi che in questa realtà ci sfruttiamo perché loro non hanno preso coscienza e noi dobbiamo aiutarli. Siamo in guerra, ma abbiamo già vinto perché il tempo non è lineare, fine manga e tutto. Ma che cazzo? Sei? Ma, che, ma che bordi Raga, prenda a birra, spero di non perdermi il pezzo in cui parla di anima no, credo che, credo che non ci arrivi subito. Una tesi molto lunga perché io ho lavorato uh -huh. almeno tre anni non in ha questa tesi. E, e alla fine le persone che mi vedevano a volte andare in televisione a discutere di queste cose... Le persone come i miei colleghi, il direttore del Dipartimento, eh, mi chiedevano: Ma perché tu ti interessi di queste cose che sono risibili? Mano a mano che passava il tempo, queste cose diventavano sempre meno risibili. E Ma meno risibili i miei colleghi, i miei chi? professori, cominciavano a chiedere: Ma la ricerca come è andata? Eh, avete scoperto qualcosa di nuovo? E io mi stavo accorgendo che tutto lo sforzo che facevo allora per cercare di far capire alla gente che questo era un problema da risolvere e che la gente. è su il quest... famoso problema degli UFO, è eh? un problema impellente per la popolazione della Terra. Infatti, oggi le prendiamo tutte molto seriamente. Eh? Questo pianeta non aveva capito che 500.000 anni di storia erano su questo pianeta state pilotate dagli alieni: pilotati da altre entità che venivano da fuori ecco il... ah, so, qui qui ritorniamo nel, 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 nella beh, nella 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 ribalta nella negli ultimi anni chiudiamo lo spazioporto no? <ride> mi stavo accorgendo che con queste cazzate, Cosa, sì, cazzate iniziano ad entrare i soldi bella. con un nuovo genere esatto il riuscire a far capire alla gente che noi stavamo lavorando su un problema importante per me era. era eh. Ha fatto un film con Varo Venturi che si chiama Sei giorni sulla Terra e lo trovi su YouTube. Ah, sai che lo volevo vedere quel film. Ah, L'ha fatto Malanga, ora non voglio più vederlo. <ride> il problema degli UFO solo verso le zone di mare: il 15 agosto. Esatto. Il problema degli UFO subito dietro al problema della crisi energetica e delle pensioni. Era un target da raggiungere, un obiettivo da raggiungere. Solamente in seguito avrei capito che tutti i miei sforzi erano stati sostanzialmente probabilmente vani. Perché sì, te spieghi alla gente, guardate che ci sono gli alieni, vengono su questo pianeta, fanno delle cose, abbiamo scoperto per... Fanno delle cose? Perché. Abbiamo ah, scoperto come? Abbiamo scoperto le collusioni che l'alieno ha con i nostri servizi segreti, con... I alieni collusi con i servizi segreti! Fare non è bruttissimo, dai, però è molto molto diverso da quello che racconta Malanga. Fanno cose, vedono gente. La storia è ispirata alla tesi di Malanga. Eh, fanno cose, vedono gente. Esatto, esatto. Eh, nel PNRR sono stati stanziati 10 miliardi per risolvere il problema UFO. Notare, abbiamo scoperto che. Ne... Eh, esatto, con nessuna prova, eh, ma l'abbiamo scoperto. Non mi devi spiegare gli alieni, me li devi provare. La trattativa è stato alieni fanno cose, capisco, l'oggetto. Con i capi del, del, de, de, del, del mondo. Del mondo. <ride> che belle queste spiegazioni così banali, proprio spicciole, con i capi del mondo. Ma che cazzo vuol dire con i capi del mondo? Con i capi del mondo non vuol dire una minchia. Alieni in trattativa con i capi del mondo. Abbiamo ma scoperto i capi del mondo lo sanno che questi sono alieni. Ma che cazzo so i capi del mondo? I servizi segreti lo sanno che Portare questi sono alieni. certo. Lo sanno, ma non te lo dico. Il... Ma, ma non è... te lo dico, lo sanno eh... adesso, ma ancora no. Per esempio, il secondo reparto dell'aeronautica in Italia banalmente nel nostro piccolo c'ha nah, sa... yeah. un, un gruppo di Sparute persone che vengono... Non era abbastanza complottare per le casalinghe olandese, gli zii, i miei cuginati e lì Malanga capì che doveva caricare l'asso di briscola se voleva fare davvero il botto. I capi del mondo! Se aiutano i capi del mondo non hanno combinato granché di positivo. I capi del mondo, loro, il nuovo ordine mondiale, sempre la stessa pappardella. Sono sostanzialmente sostituiti ogni sei mesi, se no sanno troppo, che si dovrebbero... Aspetta! che questi sono alieni, i servizi segreti lo sanno che questi sono alieni. Certo, lo sanno ma non te lo dicono. Per esempio il secondo reparto dell'aeronautica in Italia, banalmente, nel nostro piccolo, ha un, un gruppo di sparute persone che vengono sostanzialmente sostituite ogni sei mesi, se no sanno troppo. Ah, ok. Secondo David Ike, la regina Elisabetta era una rettiliano mutaforma che fa sacrifici di bambini nei sotterranei di Bugigan Palace, certo. Non ce lo dicono. Che si dovrebbero interessare del problema. Io credo agli extraterrestri, il termine alieno è qualcosa di più elaborato. L'ex extraterrestri eh, possono essere per me qualsiasi essere vivente al di fuori dell'atmosfera terrestre. Anche forme batteriche, ovviamente. Certo, Tu, quello sì. logico, Che ora non si chiama più UFO oggetto volante non identificato, un acronimo inglese, ma si chiama UAP, eh, cioè... Eh... Nella mia cameretta la Barbie era il capo del mondo e i pelusci obbedivano. Che bello, stellissima, sì. Ha, ha senso, però cioè, come in realtà è come la vede Malanga. Ci mancano solo, non ce lo dicono. Poi la trama è figa, eh, il problema è che è una cazzata, sì, esatto. Qualcosa di ancora più... Um... Vuoto di contenuti, prima era un fenomeno ufologico, ora neanche più un fenomeno è. Eh, sostanzialmente. Tutte le fotografie, tutti i filmati, tutte le testimonianze, tutte le cicatrici che portano sul corpo le persone che hanno avuto a che fare con questi esseri vengono misteriosamente bypassate, dimenticate. Non è che vengono bypassate e dimenticate? Si scopre che sono cazzate e non vengono prese in considerazione. Non guardate dai giornali che ne parlano solo per dimostrare che queste sono cose risibili. Ora, parlare dei giornali in questo momento è come sparare con un cannone su una farfalla, perché i giornali non sono più tali, i giornalisti non ci sono più, le vere informazioni non... Tutti i bottoni che vengono fotografati... Non esistono vale. più, ma siamo arrivati a un punto che è un punto di svolta. Cioè, Quale? Ma perché non capire, dico io, che attraverso lo studio della problematica ufologica... Si capirebbero molte cose sul perché la politica su questo pianeta sta andando in questa direzione, Vabbè, che vuol dire? Cioè, ma basta inventasse una cazzata del perché la politica va in una certa direzione, non vuol dire che quella cazzata sia vera. Allora anche il diavolo che influenza la mente dei politici malvagi ti fa, ti fa capire perché i politici fanno delle scelte discutibili. Ma non è una cosa reale! Non è che il fatto è che se dai una spiegazione fantasiosa ad un fenomeno, allora siccome l'hai spiegato quel fenomeno deve essere presa in considerazione la tua spiegazione fantasiosa. Non funziona così. Eh, il comprendere perché ci sono delle, eh, ma delle polarizzazioni varia, perché... su questo pianeta, russi e americani per esempio, per farla semplice, ma non solo... Um... Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui si metterà in contatto una civiltà aliena intelligente, e a tutte le domande che io faccio tutte queste cazzate. La risposta è no, ma è vero, ma non si parla, è la prima volta che veniamo qui, veramente. Ci cioè, siamo mai stati, siamo i primi. Io mi chiedo a quale età non sta male sapendo che gli ridono dietro. Va bene i soldi, va bene la fama, va bene tutto. Ma cazzo, il clown del villaggio. Non più il comando AMA dal 2019, abbiamo il comando Forze Spaziali, che, ma non si occupa di UFO, ma tutti i problemi collegati a area spazio. Eh, periodo di svolta significa che devi girare. Queste polarizzazioni, storicamente, perché ci sono? Che cosa veniva fuori dalla ricerca che noi avevamo fatto? Quali erano i mezzi? Con i quali noi facevamo questa ricerca erano forse mezzi risibili. Andavo da uno e gli chiedevo: Te hai mai visto un UFO? No, non è così. Eh no, non infatti, se, te, se la ricerca è il testo che abbiamo letto prima. Non è così. Noi avevamo gente che si svegliava la mattina con delle cicatrici sul corpo. Che alla sera, prima, quando era andato a letto, non aveva. Anche col programma di Enrico Ruggeri il Bivio c'è una storia di Valerio Lonzi con Malanga che l'accompagna. C'è inoltre Cecchi chi paone che fa da contrasto. <ride> Mamma mia, era quel non plus ultra, il non plus ultra, sì, esatto. Il test era molto risibile. Eh, no, non chiedevi in giro, ma la, te li immaginavi. E si chiedeva: ma come mai ho queste cicatrici? Noi facevamo delle analisi e scoprivamo che sotto queste cicatrici c'erano i segni di una evidente operazione chirurgica. L'analisi di queste persone. nessuno, nessuno studio oltre voi ha voluto analizzare queste persone. persone. In ambiente eh, ipnotico mostrava il recupero di una memoria. Che queste persone avevano. Ah, il poi con l'ipnosi regressiva, proprio lì la, 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 il non plus ultra della scienza, il proprio. il recupero della memoria di tutti questi soggetti. Tu metodo scientifico, era si è suicidato, uguale. a un certo punto, si è aperto il muro, è entrato uno strano essere alto 2,40 m con la coda. Sembrava un coccodrillone in piedi, stessa stock trading penso sia la mia nuova preferita un coccodrillo allora si è aperto il muro di più puoi dirmi che un che mondo di giochi unici e allora uh -huh. ha detto che a un certo non punto questo, durante il proside che si ha raccontato mm -hmm. che si è aperto il muro ed è uscito un coccodrillone in piedi e degli esseri piccoletti neri con tre dita e il pollice opponibile il quarto con uno strano, cattivo odore, che hanno... Ah, eh, sono gli alieni su una merda! Gli alieni sono da merda, qui ci sono! Ho tentato, io ero immobilizzato, di prendermi, di sollevarmi e di portarmi attraverso il muro fuori. E fuori... Scusate, i sono da merda, i da merda sono loro! Il coccodrillo che vendono la spiaggia. Aspettatelo, perché questa è bella, questa, questa è bella, perché... Vedi, poi, tutte, tutte queste teorie, dalla religione agli alieni, basta ragionarci un attimino... Per, per capire dov'è dov la cazzata, perché è una cazzata, perché questi hanno la tecnologia per aprire portali spazio interdimensionali, aprono uno squarcio dimensionale sul muro, entrano l'alieno coccodrillone più altri sottoposti piccolini e, e si potevano caricare in spalla. Cioè, Hanno tentato di alzarlo e trascinarlo a cava per portarlo. Ma non c'hanno un raggio! Un raggio traente, qualcosa no! Aprono i varchi dimensionali e poi si devono caricare caricar la gente a ciccicollo. Che <ride> cazzo stai di. Però piade sempre testimonianza e si così non va bene. Oh, e vai, sono tornati gli alieni su da merda. C'era una strana cosa, una macchina brottante. Ma è l'alieno di American Dead. Volante, rotonda, in cui io ero portato dentro e attraverso delle stanze ero posto su un, un tavolo, un tavolo operatorio caratterizzato sempre dal fatto che c'era un solo piede che lo teneva, il tavolo operatorio, fatto così, svasato. Tutti lo raccontavano nello stesso modo. Tipico, tipico, c'hanno un solo architetto di design gli alieni C'hanno tutti lo stesso tavolo operatorio svasato Io carico in spalla che così su da merda lo usano come asciugamano mentre lo trasportano Il tavolo operatorio di design Chi si Ma ricorda che è che è eh? che, i che... cocco dritti dell'ovetto ah, dell kinder come no e eh, eh, infatti sì, ha La Pixar o la Marvel, assolutamente Squarcio sul muro Ah, stava a parlare di Strange Things eh, Ci sono piloti di linea E eh, non che raccontano avvistamenti Cosa sarebbe fare una, una live su quelli C'era il eh, 100x2 all'Ikea d'Uranio Io ho una domanda, assumiamo che sia uno vero Sti coccrodilloni Sul loro pianeta, nella vita quotidiana Che fanno? Tipo esce la coccodrillina, la codellona con il coccodrillino nel passeggino, il coccodrillo d'affari. Che... Tipo quelli che sorprese. Tipo Esatto, quello che fa barista. Esatto, come, come le... gli ovetti Kinder. E lì accadeva qualcosa. Il soggetto veniva sostanzialmente operato chirurgicamente, sì, certo. E poi noi trovavamo con la risonanza magnetica nucleare, ehm, con eh, eh, varie spettroscopie fatte sul corpo eh, le tracce di queste operazioni e le tracce dei microchip che venivano introdotti ah. nel corpo di: i microchip e tirali fuori e falli analizzare cazzo! Queste persone. E le trovevamo sempre negli stessi posti. Per esempio. Nel, nella, vicino, in fronte alla ghiandola pineale, eh. una giagina ah, piccola 2 mm e 2 mm e mezzo che veniva fatto entrare nel cranio passando attraverso lo sfenoide. Il soggetto ricordava sempre. So al grafene, schioppano, se tirati via esatto. Perché uno di questi esserini piccoli aveva posto una pistola nella narice destra se sei destro, sinistra se sei mancino e aveva sparato un proiettile. Lo ha fatto, hanno dimostrato che sono fatti di materiale alieno, certo. Come no? Dilemma. Che aveva. È la ghiandola pineale, un nuovo fulcro del comprotto. Tu lo sfenoide. E lo sfenoide sangue dal naso, quindi più Ah, ecco perché nel test c'era la domanda del sangue dal naso che ti hanno sparato il microchip. Volte E questo sfenoide rotto aveva fatto passare questa piccola pallina che si era posta di fronte alla ghiandola pineale. Avevamo eh, degli impianti, per esempio, di natura aliena posti su sull'arco palatale in alto eh, perché c'è un buco qui veramente. Eh, lì lo puoi togliere, però lo spazio senza... vuoto. E... I raggi X lo, lo dimostravano, chiaramente. Avevamo eh, anche qui, Cazzo, qui ancora è più facile togliere un taglio da vetro dove sotto c'era un piccolo microchip. Eh, alcuni di questi microchip sono stati analizzati: ah, di... non in Italia mh, chimicamente, ma negli Stati Uniti. Chimicamente da almeno cinque università diverse. E quello che ne veniva fuori è che il materiale con cui erano stati costruiti questi oggetti aveva una percentuale isotopica differente da quella terrestre. Cosa vuol dire? Perché Vladimir Putin eh beh, poi ha che facciamo la pubblicità di, di Caria. La profezia dice, sconvolgerò che quali università, quali vogliamo i test di che se... non l'ha studiato mio zio all'Università di... del Massachusetts e ha detto che sono alieni. Il nucleo degli elementi che costituivano questi aggegini c'erano un numero di neutroni diversi da quello terrestre. Sapete, il neutrone è una pallina... Diamo la ricerca, cazzo, fate una ricerca del genere, pubblicala, no! Ve la tenete Piccolo, a casa? semplicemente, per chi ci ascolta, che non ha carica elettrica, quindi è neutrale, neutrone. Eh, però ha una massa, quindi pesa, e quindi con opportune tecniche, in questo caso eh, la spettrometria massa ragazzi, che è una struttura fine, noi andavamo a cercare quella cosa e trovevamo che c'era qualcosa di differente dal materiale terrestre. È una tecnica che si usa per eh, analizzare le meteoriti, le meteoriti vengono da fuori e hanno una percentuale isotopica differente degli elementi che le compongono, nulla di più banale. Non esiste nessuna possibilità di poter alterare questa analisi. Queste analisi dimostravano senza ombra di dubbio che questa roba. Eh, dove cioè sono queste analisi? Che noi trovavamo nel corpo di queste persone. Veni... La ricerca ce l'ha mio cugino insieme alla PlayStation 6. I chip eh, che ha nel sacchetto di patatine sulla scrivania il dottor Cuscio. <ride> sì, dottor Cuscio, perché compra le, le patatine interplanetarie. Perché lui ha i poteri forti che comprano solo oltre il bordo e oltre lo spazio. E nelle sorprese delle patatine del Dottor Cuscito, ci sono i cipalieni. Cioè questo ne ha per 47 minuti, ma scherziamo. Dice, avevamo significa che, le, che li hanno dati, gli è stato detto cosa fossero, ma nessuno si è arricchito, compreso lo è vero. È vero Che palle, ho dovuto riavviare il computer, mi sono perso tutto il disco. Vanno da fuori. Eh... Di questo bisogna tenerne conto. Che cosa diceva la scienza ufficiale? Eh, la scienza scien scienza in chimica ma non in italiano. Eh, una sorpresa sul chip sarà uno di noi. La scienza ufficiale sarà sempre meglio delle patatine al lime e al pepe rosa. Ormai Marcus Svarbard, ormai l'hanno chiamato proprio come testimonial di quelle patatine, visto che le mangia solo lui. Già dire scienza ufficiale è qualcosa di molto trovevamo, strano, perché la scienza è scienza, trovevamo. non c'è la scienza sotto ufficiale e la scienza ufficiale. Sì, ma oggi ultimamente si parla molto di scienza ufficiale, che è quella politica dettata dal, da, dalla politica e dal potere economico e poi c'è la scienza è esattamente così che, che poi c'è la, la scienza quella falsa e poi c'è la scienza che fanno loro che è quella vera è sempre scienza la ufficiale. scienza perché la scienza è in continua mutazione altrimenti noi ci correremo ancora con le sanguisughe o facendo i salassi se fosse rimasta quella. è proprio così come oggi con la situazione pandemica che viviamo anche allora la scienza ufficiale la scemenza voleva negare l'evidenza e allora, per esempio, negli Stati Uniti avevamo un'associazione una, un che si chiamava CISCOP, che è come il CICAP italiano, il eh, centro delle affermazioni del paranormale. Che io spesso gli ho detto: ma invece di studiare le affermazioni sul paranormale, perché non studiate il paranormale? Non ho mai avuto risposta. Il che cazzo vuol dire è normale che studiano chi afferma di fare cose o, o di avere prove del paranormale non è che si entrano a fare ricerca sul paranormale loro eh, io a Malanga lo ascolterei ore e settimane eh, ora che hanno trovato il chip, e stanno a cercare ciop damogli tempo cip americano perché non esiste eh, magari mmm rispondeva in questo modo. C'era una signora, per esempio, un caso, mh, mi ricordo, storicamente molto importante, che si era trovata un microchip nell'alluce del piede sinistro e che era stato estratto dal dottor Leir negli Stati Uniti, era stato analizzato e mostrava percentuale isotopica differente. Questo microchip era già stato trovato in altro Esatto, come andare in pasticceria e dire "Perché non fate biciclette?". Altri casi eh, analizzati dagli americani Cosa dice il CISCOP? No, non è vero niente, non c'è nessun microchip alieno. La signora, scendendo dal letto una mattina, ha messo il piede su una micrometeorite ehm, eh, che si trovava sul pavimento di casa, che gli si è incistata nell'alluce. Ora, questa cosa è assolutamente, veramente poco credibile. Allora, bisognerebbe vedere la, di che cosa sta parlando. Eh, io conosco uno che all'ospedale ha, ha, ha gli hanno estratto un microchip di 45 cm. Non c'era nessun'altra possibilità retto, da parte della scienza ufficiale se non arrampicarsi sul vetro per dire state tranquilli, gli alieni non ci sono. Ma, è pieno di, ma, è pieno, ma se è pieno di gente che ha i microchip ovunque, Cioè, non è che dice un caso solo lo può insabbiare. Sono talmente tanti ma la. Eh... Ma aspetta, i poteri forti sono stati, eh, stati in America, la NASA è in America, banche che ci rendono schiavi sono in America. Dove fai analizzare il ship alieno? In America, ma sei scemo. <ride> uh... Perché? Perché se gli alieni ci sono, bisogna rivedere qualche cosa. Bisogna rivedere qualche cosa sul... sulla dualità del nostro pianeta. Ma allora, chi ha ragione? Hanno ragione gli americani o hanno ragione i russi? Quale dei due modelli di vita e di politica è quello corretto? Basterebbe chiederlo agli alieni, ma se gli alieni fossero, fossero comunisti, gli americani si metterebbero le mani nei capelli. E se eh, gli alieni fossero estremamente mh, consumatori, allora i russi dall'altra parte come farebbero? Eh, L'alieno. Cioè quindi. quindi... <ride> Quindi, quindi i poteri... Ma scusa, ma poi mi ha detto prima che i padroni del mondo in realtà conoscono alieni. Mo che vuol dire che non vogliono indagare sugli alieni perché hanno paura che gli alieni sono comunisti o consumisti. Ma che cazzo dici? Eh, che ora sono tipo gli stessi. Questa è rimasta agli anni 80. Esatto, basterebbe chiedergli agli alieni. Esatto. E non, non si presentava, non si mostrava. Esatto, la scheda elettorale a settembre. In quale pianeta rimando? Secondo me gira un serial killer veterinario che spara cippa a buffo, vero? Ma se si fosse mostrato sarebbe stato un macello per la politica italiana dire. Certo, certo che Ve è una religione anche questa, nate. Dica. Gli alieni che sono venuti su questo pianeta sono marxisti. Qualcuno ci ha scritto un libro in, in passato su questo argomento, no? Il Vaticano tremerebbe, come gli alieni marxisti, e poi gli alieni... Ma se ma gli alieni, che in teoria sono una civiltà avanzatissima, di qualche milione di anni più di noi, Cioè, secondo te, gli alieni si stanno ancora a fare problemi tra destra e sinistra? Marxismo... Comunismo, ma che ti riderebbe in faccia un alieno. Spero eh, ci un alieno, avrebbero superato queste divergenze ridicole. Uno dei casi più famosi che ha indagato Malanga è quello di Valerio Lonzi. Se fai una ricerca, ne hai, per più live di materiale, persino la trasmissione. Il video. Ah, sì, quello sì l'avevo la, la, letto prima. In un tempo fa. Allora, Valerio Lonzi me lo segno perché il Malanga eh, ce ne rioccuperemo visto che non faremo in tempo a vedere tutto il video che mi, mi segno Valerio Lonzi, ragazzi. Me lo segno qui sulle note, dove ci ho segnato anche tutti i suoni che ancora non ho messo nel canale. Allora, Valerio Lonzi... Segnato, segnato, segnato. Eh, il 25 settembre vota Verdi, questi Verdi. Ma sono verdi sono della Lega, ricomanda il, il Salvini. Ce l'hanno l'anima o non ce l'hanno? Perché eh, nelle antiche scritture gli alieni sarebbero, si potrebbero paragonare a quelle cose che gli antichi vedevano e che chiamavano angeli. E nella Bibbia c'è scritto che gli angeli non hanno anima. Gli uomini. <ride> Ma dove cazzo sta scritto? Beh, perché la Bibbia nell'Antico Testamento non parla di anima, neanche gli umani ce l'hanno anima. Quindi come può l'Antico Testamento dire che gli angeli non hanno anima? Ma che cazzo dici? Ma perché? Ma perché dovrebbero occuparsi di politica europea? Ma sì, capito. Lonzi non è divertente, Malanga ha una fantasia da dodicenne. Eh, la questione del chip sotto il palmo della mano è il primo episodio di Futurama. Oh. Gli uomini sono immortali. Ma gli angeli sono invidiosi degli uomini, perché gli uomini hanno quella cosa che gli angeli non hanno, e eh, c'è scritta da nessuna parte questa cosa. Eh, allora, i racconti di abduction che comparivano su tutti i giornali Abduction. a destra e a sinistra. Abduction, Abduction vuol dire adduzione, cioè rapimento alieno. Ti rapiscono no, perché kidnap, vogliono l'anima. Si potrebbe dire in, in, in americano, cioè rapimento. Abduction è proprio il termine che si, si usa per dire sono venuti gli alieni e mi hanno preso per i loro scopi. Noi dovevamo Buonasera, capire Dave, quali eh. erano gli scopi degli alieni. Tende il cazzo, abbiamo pensato tutti al cazzo, ma state sempre a pensare al cazzo, rega, ma sei peggio di Dio però, eh. Innanzitutto, no? Cioè, cercare il movente e il movente si trovò guardando la nella Bibbia. mente delle persone no, che Il erano... movente è nella Bibbia. Date addotte. Gli angeli non hanno la prostata. Cioè, si utilizzò la ehm... Ipnosi regressiva ericksoniana. Gli americani questa cosa l'avevano già fatta con Bud Hopkins a New York. John Mac, che era Visto che gli aliani si sarebbero fatti un viaggio milioni di anni in luce per venire qui, ci guadagnerebbero a giocare a nascondino per poi apparire alla casalinga annoiata di turno, fra l'altro. Uno psichiatra molto importante che aveva scritto dei lavori, aveva vinto anche un premio Pulitzer, eh, e quindi non era l'ultimo arrivato. Um, in questi libri gli americani dicevano guardate che noi ci siamo trovati di fronte a queste... Grazie del follo, Lord! Grazie del follo, benvenuto in parrocchia! Persone che sono traumatizzate! Viva i piedi! così a buffo, ok, vabbè. E il loro trauma è sempre lo stesso, il loro sogno è sempre... Ma piedi alieni però, eh, perché la serata è in tema alieni, quindi piedi con almeno sei dita e possibilmente verdi. Per lo stesso, c'è una specie di serpente con la faccia da coccodrillo che mi entra in camera alto 2,40 m, accompagnato da questi piccoletti, e poi non ci sono solo loro, ci sono altre razze. Questi vengono, mi prendono, mi portano, mi fanno delle cose, io non ho capito... Che Serpenti, cose poi draghi, draghi maschere, maschere demoniache, demoniache catene. Carine. In qualche modo, io dimentico. Piedi che sudano merda anche. Ricordo solo attraverso delle opportune sedute di ipnosi. E. 45 minuti di conferenza e non menziona mai le maniglie, ma è del mestiere questo. C'ho gli alieni contro, c'ho Saturno contro di Guzzanti. Attraverso queste sedute, tutti raccontavano le stesse identiche cose, centinaia di migliaia di persone, cioè la statistica è una scienza vera quando si tratta di numeri alti. Noi in Italia abbiamo utilizzato le stesse tecniche dall'inizio che avevano usato gli americani, cioè... Due piccoli logarni, il gatto, il topo, l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due coccodrilloni. Prendiamo cioè, ci sta la tecnologi seri sul nostro territorio e facciamogli analizzare i nostri casi. E così è successo. All'inizio succedeva così. E... Mamma mia, mamma mia, disse Gesù dopo essere stato crocipisso. Crocipisso, cos'è una, una cosa fetisce tra pissing e crocifisso. Come funziona? Lui ha detto che gli alieni sono neri, quindi vuoi vedere che Guzzanti nel film Fascisti su Marte aveva ragione. Vivi un giorno da Si chiama trascendentale. I racconti erano terrificanti. Ho capito, ma perché facevano questi interventi? No, oh, ecco, perché, perché, perché gli alieni rapiscono cosa andavano a cercando. Che cercano? Corpo, che vogliono da noi il controllo del corpo, vita, corpo, una... il corpo umano eh. do... il controllo ma c'è cioè sono iper avanzati eh, super potrebbero controllare tutto il pianeta e tutta la terra perché rapiscono così a buffo doveva essere controllato perché innanzitutto Bisognava conoscere l'esatta posizione del soggetto quando doveva essere ripreso Quindi sono come dei piccoli transponder, dei piccoli GPS alcuni di questi Cioè questa cosa la possiamo quasi quasi fare noi con i satelliti Gli alieni no, gli alieni che arrivano a milioni di, di anni luce di distanza Che aprono squarci dimensionali Hanno bisogno di prelevarti a spalla Aprirti con un bisturi e inserirti un microchip Perché altrimenti non lo sanno dove sei cioè se poi non ti può non, tipo, collegare i cellulari che hanno tutti nel pianeta, no, ti devono inserire un chip eh, chirurgicamente. Ah ah, non ha senso. Questi. Quindi un po', è un po' quello che viene fatto in natura quando tu metti un microchip a un animale per seguire le sue tracce, Tom vedere Tom dove va, cosa mangia, eccetera. Perché noi? Hanno tecnologie per spiegare lo spazio-tempo, ma per controllarci devono usare eh, degli certi strani sortefugge. E siamo i loro animali. Ah, ecco, eh. tu prima hai detto che lo scopo è degli alieni e di mungerci come vacche che cosa voglio? Qual è il latte nostro che vogliono? Attenzione. la cosa che si scoprì e che ci fece cascare la mascella fu Attenzione. la seguente io mi ricordo in una seduta di ipnosi perché poi noi lavoravamo con signori qua ridete e scherzate ma vi ricordo che il mio capo dice che Gesù è un alieno e che i poteri forti ci controllano il suo socio è fan di Siracusa e il mio collega guarda tutti i video di Red Ronnie di Nascorto perché sa che lo prendo per il culo e io con questa gente ci convivo. Mamma mia, Sparco, tu proprio. Dove, vi, dove lavori? In un centro di igiene mentale. Eh, attenzione, vediamo eh, cosa fanno gli alieni. Qui arriva il clou. Tre gruppi eh, di ipnologi differenti e poi ci scambiavamo le figurine. Alla fine della settimana, uno, due lavoravano nel nord Italia, io lavoravo nel centro Italia. Poi c'era gente che lavorava la anche a Napoli a vale. e così via. Perché io avevo messo su una rete ovviamente di investigazione rete, a livello. Di, di, la di la rete di, di investigazione, Malanga e Lavoravamo su tutti i casi italiani che ci eh, apparivano. Mi ricordo in una eh, di, di queste ipnosi, il soggetto racconta di essere steso in una specie di cilindro. Fate conto una macchina come per la risonanza magnetica. E in questo cilindro si è sai steso, lui attraverso uno blocco vede un altro eh, cilindro però stavolta verticale con dentro uno strano liquido trasparente e dentro qualcosa cambia la scena e lui si trova in alto nella stanza e vede in basso e io pensando Buonasera, a sera desmo lui per un problema di ehm, Pudore psicologico non volesse raccontare da dentro di sé cosa stesse succedendo, allora avesse cercato in qualche modo di uscire dal corpo, ma mentalmente, non fisicamente, come se quello che stesse succedendo non interessava lui. Era come se fosse un oggetto, ma io non c'entro niente. Invece le cose non andavano così. Lui descrive dall'alto e vede cosa c'è in alto, come lo mungono: cosa vedi? E eh, ci sono io steso in un cilindro orizzontale dentro questa specie di bozzolo di, di metallo, e accanto c'è un altro cilindro verticale con dentro un'altra cosa che è uguale a me. Ci clonano. Come è uguale a te? Eh sì, è uguale a me. E poi ci sono questi strani esseri eh, che fanno qualche cosa nella stanza. Si sa, la cosa è certa: che sia sulla terra che fuori c'è sempre qualcuno che ti vuole infilare qualcosa. E allora io, pensando di fare delle domande di controllo, come si fa in ipnosi, è una tecnica. Gli chiedo: chi sei? Eh, io sono io. Come io sono io? Non ha senso. Guardati le mani. I programmatori neurolinguistici sanno perfettamente a che cosa mi sto riferendo. Guardati le mani, vuol dire. Eh, è vero, Dave, sarebbe interessante. Guarda, tuo, riprendi coscienza di te. Guardati le mani, ma io non ho le mani, non vedo le mani. Guardati il corpo, ma io non ho corpo. Come ti chiami? Ma noi non abbiamo nome. Passa al plurale. Noi uh. non abbiamo nome. Io so, io e voi non siete un cazzo, esatto. Io so come si chiama lui, quello lì, quello steso nel cilindro. Ah sì, e chi è? Lui è il mio contenitore, io ci abito dentro. Ah, era l'anima che parlava. Ma colpo di scena, ragazzi, noi siamo legione. Ah sì, e tu chi sei? Eh, io sono. Una matrice. È tornato sì, è tornato al singolare. I punti di luce. Cos Chi? <ride> Chi? Chi sei io sono una matrice di punti di luce. Ma baccagate. Ma metti un po' il braccio così. Ma va a cagare. Eh, quindi secondo noi siamo del cazzo di zombie guidati da dei fantasmi. Ma non voluto dire, una matrice di punti di luce. Io mentre penso, ma che cavolo di domanda gli faccio ora? È come se questo mi leggesse nella testa e dopo un po' mi dice. Io mi posso vedere. Infatti, il prossimo che si è una cazzata, ma solo a me tornano in mente i god, come si scrive di star gay. Tu non mi puoi vedere. Luce io sono lettera. luce nella luce, io sono la vita, io sono la cosa che cercano loro, quelli che si muovono in questa stanza perché io sono la vita e loro questa cosa non ce l'hanno. Io gli do l'energia, loro vivono attraverso di me. Gli alieni cercano l'anima Per questo ci rapiscono Ho l'impressione che Malanga no. Stia trattenendo Ci mungono l'anima Dai nostri peni spirituali Ci mungono l'anima La mascella cadde per terra i miei colleghi che assistevano a questo tipo di ipnosi mi guardavano con la mitriasi della pupilla no, fuori da loro. Ma non occhi. lo guardiamo, lo chiudiamo. Da lì cominciamo a comprendere che questa cosa, che si ripete nel tempo centinaia di volte, era il racconto di un istante dell'abduction l'istante in cui la tua parte animica che non... fa un po' schifo, fa un po' schifo il fatto che ti mungano l'anima dal, spa... dal tuo pene spirituale, l'erba... Noi non sapevamo nemmeno che cosa fosse... C'è cioè veniva... l'anima. Sì, chiamiamola anima. Sì. È una convenzione, è una cosa. Veniva staccata, veniva portata all'interno di un altro cilindro dove c'era un altro essere umano che veniva fatto vivere perché quella cosa lì gli dava la vita. Poi questa cosa veniva ripresa e rimessa nel contenitore originale dove sarebbe stata ripresa la prossima volta. Loro vogliono quella cosa lì che noi abbiamo. Ok, ok, qui la questione si fa più complicata, quindi dovremmo, dovremmo, dovremmo tornarci una seconda volta, perché qui adesso si parla di anima, di clonazione, di... L'anima come chiave per far vivere il clone poi è troppo complicato. Però, cioè ca la cassata diventa esagerata. Non ce la possiamo fare quando dimungono gli alieni donne. Stanno facendo un rapporto uh, orogenitare. L'anima, lo sperma, ma è un soft porn. Ma che cazzo se ne fanno? Boh. Pare diventa più complicato. Due se salti dei pezzi, non si capisce un caio. Eh? Infatti, no, no, lo riprendiamo la prossima volta. Lo riprendiamo la prossima. In effetti, una bella montina questa sera non sarebbe male. Eh? Comunque, comunque siamo eh, giunti a una. Ha un punto focale, ha un punto focale. Gli alieni ti rapiscono per mungerti l'anima. E, e questo è importante. Fino adesso ancora non l'avevamo capito. Poi, sì, comunque hanno una tecnologia particolare, arrivano dall'oltremondo o dall'oltrebordo, fanno viaggi cosmici, interdimensionali, aprono i portali galattici, ma devono trasportarti a mano e ti devono mettere il microchip come i cani, perché, se no, non sanno dove sei sulla terra. Altrimenti poi come fanno a riprenderti? Non è che possono chiamare mamma e e chiede dove sei, quella sera ti devono comunque controllare. L'anima degli alieni è beata l'anima che viene monta, ragazzi. Almeno pure l'anima, un po' di soddisfazioni. Allora, figlioli, che dire che dire per questa sera? Direi. Che il disagio è stato abbondante, abbondante, quindi vi do l'appuntamento a domani sera alle 21 per un altro tipo di disagio, ma comunque sempre abbondante: ovvero le Clerical News. Domani sera alle 21, non mancate, probabilmente domani sera avremo. Il nostro inviato speciale di, di cui Cristo vi ho parlato la scorsa volta. I, i, ta, ma, eh, Grazie eh, a tutti, i, figlioli, per la vostra compagnia. Grazie ma. per il vostro supporto. Grazie davvero. Ci vediamo domani sera alle 21. Mentre se restate un pochettino con me, andiamo a fare un bel ride. Un bel ride. Vediamo chi c'è online. Questa sera, per un ride, andiamo da. Eh Imperati potremo... di Christus. Che cosa fa quattro chiacchiere. Eh... Dovere, ah, andiamo da ah, mio fratello, andiamo mio fratello che sta è... in chatting, già chatting. Però ditegli di dite, dite, dite sbrigarsi a staccare live perché poi dobbiamo giocare. Quindi intanto andiamo a salutare Iron Jago. Eccolo qui che partiamo, dove sta? Non è che ha già staccato Iron. Che non lo trovo. Ecco qua. Eccolo qua. Oh! Andiamo a salutare mio fratello, ci vediamo domani sera alle 21, sempre qui su Twitch con le Clerical News. E nel frattempo stanno uscendo nuovi interessanti video sul mio canale TikTok. Quindi, se avete TikTok, andate a mettere un follow pure lì, perché c'è gente interessante a cui risponde. Oggi è uscito un bel video sulla scommessa di Pascal per dire, eh, per dire. Grazie a tutti figlioli, ci vediamo domani sera. Ciao!